Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi abbiamo una serie di esperti, ragazzi, che dobbiamo essere bravi, bravi a farci capire, ma loro lo sono particolarmente, li conoscete già. Intanto i primi, l'avvocato Giorgio Spallone, di esperto di diritto sportivo. Ciao Giorgio. Buongiorno a tutti. Piacere di rivederti. Tu sai che in questi giorni si è detto tanto sulla giustizia sportiva. Sono usciti quei video del giudice Torsello. Ci interesserà commentarli con te. Ci puoi dire cosa ti quadra, cosa non ti quadra, come sempre, anche di questo. E intanto, cioè, torna a trovarci il professore di economia aziendale Fabrizio Bava. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Grazie a entrambi intanto di essere tornato. Avviso che oggi, tra un po' più avanti, entra tra qualche minuto, entra Pigi Battista, noto giornalista che da un po' non viene a trovarci, ma caro amico anche di Juventus e personale, quindi sono contento che torni. E più avanti l'avvocato Cataldo Intrieri, che integra il nostro pool di oggi, in quanto lui è penalista, vede magari i principi sotto un'altra veste, e con Giorgio Spallone credo sarà interessante anche un confronto su questo tema, e più avanti anche Monica Somma, così andiamo anche sul derby poi di domani e sulla Juventus. Questo è nell'ultima fase, magari tra tre quarti d'ora, un'oretta. Io direi, andando per ordine, se Giorgio è d'accordo, cominciamo col professor Bava, perché lui sta solo la prima parte. E Fabrizio, tu lo sai cosa ti chiedo ogni volta io. Io ti chiedo un piccolo, hai scritto un articolo, diciamolo intanto, sul Corriere della Sera. Vedo che tu saluti e ringrazi pubblicamente Massimiliano Nerozzi quando accade. Io lo dico perché tanti dei nostri sono invece infuriati e arrabbiati per quando vengono riportate intercettazioni e tutto il resto. Però, se noi vogliamo essere onesti e equilibrati, diciamo quando riporta le cose che non ci piacciono, diciamo anche quando permette di riportare tesi che non leggiamo così spesso. Fabrizio, allora io ti chiedo questo, ti chiedo come sempre se vuoi un piccolissimo, e non puoi ogni volta ripartire dall'inizio, riassunto dei precedenti, e poi capire l'ultimo tuo affondo che mi sembra interessante. Ricordo a tutti che Fabrizio Bava non parla da un punto di vista legale, come faranno Giorgio Spallone e Cataldo Intrieri, anche se non dal punto di vista della giustizia sportiva, ma da un punto di vista meramente fattuale, no? Contabile, cosa gli risulta. Ecco Fabrizio, scusa questa lunga introduzione, ma vai pure ora. No, ti ringrazio. Ma sì, perché poi in realtà nell'ultimo articolo in qualche modo ho già un po' riassunto, no? Io avevo notato, leggendo la sentenza, delle criticità. Allora, il punto di partenza sappiamo che è almeno 20 anni che si discute di come le plusvalenze incrociate possono essere uno strumento per migliorare i bilanci. E sappiamo tutti che non è un problema della Juventus, è un problema, diciamo, del fatto che questo tipo di operazioni presentano un rischio intrinseco di essere oggetto di alterazioni di bilancio proprio perché non è possibile stabilire in modo attendibile il prezzo giusto del calciatore. Ci sono state numerose inchieste, su questo poi ovviamente l'avvocato Spallone sulla giurisprudenza sarà più preparato di me, ma penso che sia facile, no, concludere che la maggioranza di queste inchieste sono finite senza condanne proprio per via dell'impossibilità di sindacare sul valore attribuito al calciatore nello scambio. Arriva la Juventus e viene condannata. Che cos'è cambiato? Ecco, a differenza di quello che alcuni commentatori poco attenti hanno scritto, non è vero che non è cambiato nulla, perché evidentemente non saremmo arrivati alla condanna. Quello che è cambiato è che la sentenza sportiva condanna per questa slealtà sportiva, che viene motivata principalmente, secondo me, con due ragioni. Una è questa strategia perpetuata nel tempo di fare della plusvalenza il fine e non solo la logica conseguenza. E io questa nel mio primo commento sulla sentenza l'ho criticata aspramente perché secondo me è proprio un'affermazione sbagliata. Cioè, parliamo di società di capitali quotate in borsa, l'anno più contestato è quello del Covid, del lockdown, e quindi l'amministratore di una società quotata in borsa ha il dovere di attuare politiche di massimizzazione del risultato. E nell'anno in cui non puoi fare leva sulle altre forme di ricavo, la plusvalenza è quasi doverosa. Naturalmente mi sto riferendo a plusvalenze perfettamente legali. E quindi questa affermazione la ritengo assolutamente irricevibile, perché non c'è nulla di sleale, neanche dal punto di vista sportivo, a cercare di quadrare i conti in una società quotata. La seconda ragione è quella più interessante, su cui mi aggancio poi sull'ultimo commento, perché la vera ragione della condanna è che si dice che la Juventus avrebbe dissimulato la natura permutativa di queste operazioni incrociate. Perché? Per non esporsi al rischio di non poter scrivere le plusvalenze. E qui si entra in un super tecnicismo. In sostanza la Consob, probabilmente, come dire, involontariamente, ha servito sul vassoio d'argento sia alla Procura di Torino sia alla sentenza sportiva l'errore in bilancio che sarebbe dovuto appunto all'errata, alla mancata applicazione di un paragrafo di un principio contabile
che fa sì che non sempre, ma in molti casi, in modo particolare quando i calciatori sono giovani, negli scambi non si può scrivere la plusvalenza. Quindi in sostanza la novità è questa, che non importa se il valore è stato gonfiato oppure no. Perché chi abbia ceduto il calciatore incrociato a 1 milione di euro, a 100 milioni, comunque l'eventuale plusvalenza non la potrei scrivere. E da lì, ovviamente, la condanna. Ora, io avevo espresso in passato, e l'ho ribadito, diciamo, cinque motivi di perplessità, se si, per, a giustificazione, diciamo, di una condanna basata su questa presunta volontà di dissimulare la natura permutativa. Primo, la Juventus ha dichiarato per iscritto alla Consob di non avere mai applicato quella regola. Quindi si starebbero nascondendo per non rischiare di applicare una regola che loro non hanno mai dichiarato di applicare. E quindi neanche nei bilanci pubblici non hanno mai scritto che l'avrebbero applicata. Secondo, la Consob, nella propria delibera a conclusione dell'ispezione, per sostenere la propria tesi, cioè che non si poteva scrivere la plusvalenza, dice che ci sono almeno due società portoghesi quotate che la applicano. Quindi indirettamente ci sta dicendo che la maggioranza delle società quotate non applicano questa regola. Terzo, è anni che esiste questa regola, direi da sempre. Per molti anni ci sono state tre società quotate di calcio in Italia, mai gli organi del calcio le hanno contestato l'errata applicazione di questo principio contabile. Quindi la Consob, la Covisoc, gli revisori, nessuno l'ha mai contestato. Quarto, il revisore attuale della Juventus, la Deloitte, nel giudicare il bilancio il 30 giugno 2022, dichiara espressamente di aver analizzato le operazioni incrociate degli ultimi tre esercizi, quelli dell'inchiesta Prisma, di aver avuto accesso alle carte della Procura, alla documentazione Consob, e non fa nessun rilievo sul trattamento contabile di queste operazioni incrociate, né sui numeri, né sull'importo, né in merito al fatto che hanno scritto la plusvalenza. Quinto, ed è l'aspetto più importante, secondo me, se si sposa questa tesi, cioè che sono permute gli scambi, e dico se. Perché c'è anche spazio per discutere. Qui si entra in un tema molto complicato, però è chiaro che giudicare permuta lo scambio di due cartelline di calciatori che sono esseri umani e che magari giocano in ruoli diversi, insomma, c'è anche spazio per discutere. Ma pensiamo che abbia ragione la Consob. Se è una permuta, secondo me questa regola deve essere applicata a tutti i bilanci, cioè anche ai bilanci delle società non quotate, ai sensi dei principi contabili. E questa è un'interpretazione non così diretta. Ma secondo me applicare correttamente i principi già oggi implica quello. Allora, io a fronte di questi cinque motivi di perplessità mi sono posto una domanda. Se è 20 anni che esiste il problema, esistono delle raccomandazioni contabili della FIGC che spiegano le problematiche contabili, chiedo come Aspetta raccomandazioni Fabrizio che gli contabili. ultimi secondi. Aspetta Fabrizio, gli ultimi secondi ti abbiamo un attimo perso. Aspetta un attimo. Forse la connessione si. Eccoti, ora ti rivedo bene, mi Ok, sa, Fabrizio. Scusa, proprio gli ultimi 10 secondi, non prima. siamo Dicevi ci sono delle ok. raccomandazioni, Beh, mi delle chiedevo, raccomandazioni. perfetto, mi chiedevo, esistono le raccomandazioni contabili della FIGC, che in sostanza sono delle linee guida delle problematiche contabili tipiche di una squadra di calcio. Allora mi chiedo come mai queste raccomandazioni contabili intanto non citano neanche l'esistenza delle operazioni incrociate, il che è, come dire, curioso, visto che è una cosa di cui si discute da 20 anni. E mi chiedo perché non hanno pensato di scrivere in queste raccomandazioni se si voleva eliminare o quantomeno ridurre il problema che quando si scambiano due calciatori sono permute e non si può scrivere la plusvalenza se non ci sono i presupposti richiesti dalle regole delle permute. E se avessero avuto il dubbio, perché qualcuno potrebbe ritenere che magari la mia interpretazione potrebbe non essere corretta, ma se avessero il dubbio, la FIGC può rivolgersi direttamente all'OIC, cioè all'Organismo Italiano di Contabilità. L'ha fatto non più di tardi di 2 anni fa, quando c'era il problema della sospensione degli ammortamenti. Quindi si poteva rivolgere all'organismo che in Italia per legge è preposto a interpretare le regole di bilancio dei soggetti non quotati. E non è mai stato fatto. Quindi la prima cosa che mi domando nell'articolo è questa. La seconda. La Consob dice che la Juventus non disponeva di una procedura formale che guidasse le trattative, cioè quando si forma il prezzo in uno scambio, quali sono gli elementi che ti portano a definire che il prezzo è di 2 milioni 5 piuttosto che 20? La Juventus ha risposto, dice la Consob nella propria delibera, che tengono conto di tanti parametri, ma quando poi la Consob gli ha detto mi consegnate questa procedura, pare, da quello che dice la Consob, che la procedura sostanzialmente
non esisteva, cioè non era mai stata formalizzata. Allora mi pongo un'altra domanda. Nelle società quotate, quando si tratta di fare operazioni pericolose, quelle che vengono chiamate operazioni con parti correlate, ci sono delle specifiche procedure, perché è ovvio, la società si vuole tutelare da un'eventuale contestazione di avere costruito un prezzo ad uso e consumo. Allora, perché gli organi di governo del calcio non hanno imposto che le società di calcio implementassero delle procedure che potessero in qualche modo limitare la soggettività di chi fa le trattative? E mi chiedo, ma la FIGC lo sa se altre squadre di calcio, tolta la Juve, hanno implementato mai queste procedure? Io ho delle forti perplessità. Allora, se il calcio vuole essere serio, forse sarebbe meglio prima stabilire delle regole contabili chiare inerenti per quanto riguarda le operazioni incrociate, stabilire delle procedure che limitino il rischio che possono essere alterati gli importi e poi eventualmente, naturalmente, controllare e sanzionare chi non le rispetta. E qui io ho concluso, diciamo, l'articolo. Con voi però vorrei aggiungere due considerazioni che, diciamo, non mi sentivo di fare per iscritto. Vai. A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: perché in 20 anni non si è cercato di fare nulla? Allora, ovviamente io la risposta non ce l'ho. Qui si entra nel campo delle illazioni. Ne faccio una, che non è la più cattiva. Non è che forse la FIGC non ha fatto nulla, io dico la FIGC, ma in realtà, non essendo un esperto di calcio, parliamo di organi di governo del calcio, poi chi sa capisce, perché non sono intervenuti? Non è che forse prima che la Consob contestasse il bilancio della Juventus, nessuno magari si era accorto di questa regola della permuta? Né la FIGC, né la Consob, né gli stessi revisori delle società di calcio? E capite che se nessuno se ne fosse accorto prima, diventa piuttosto imbarazzante pensare di punire la società che avrebbe cercato di nascondere questa regola per non doverla applicare, se dovesse venire fuori con una regola che non è mai stata applicata. Allora io immagino che gli organi di governo del calcio stiano facendo qualche riflessione su questo aspetto, perché facciamo un film, immaginiamo che la sentenza non sia ribaltata e la Juve rimanga punita con questi meno 15. Io adesso ho buttato lì un'ipotesi e mi domando, ma qualche altra società di calcio ha mai pensato che nello scambio bisognasse trattarle come permute? Ma a posteriori immagino che la Juventus potrà pretendere dalla federazione un chiarimento. E se dovesse mai venire fuori che da 15 anni nessuno ha mai rappresentato queste operazioni come richiede la Consob, e se venisse fuori che i principi contabili nazionali richiedevano già questa cosa e nessuno l'ha mai fatto, e quindi tutti i bilanci di tutte le squadre di calcio che hanno fatto gli incroci sarebbero sbagliati, a posteriori non susciterebbe un certo imbarazzo magari averne punita una? E qui non c'entrano nulla le intercettazioni, perché basta andare a chiedere a chi ha fatto quei bilanci come sono state trattate. Dico chiedere perché magari nei bilanci non è stato esplicitato l'elenco delle operazioni incrociate, però basta aprire i quotidiani sportivi, dove queste cose venivano commentate quotidianamente, e andare a fare la somma delle plusvalenze, e guardando la plusvalenza nei bilanci probabilmente si vede che le operazioni incrociate hanno sempre portato all'iscrizione della plusvalenza. Allora secondo me dovrebbero fare qualche riflessione, proprio perché a posteriori poi si può andare a verificare se le mie ipotesi sono azzardate o se magari corrispondono a realtà. Molto interessante, credo, come sempre riesce a rendere chiari i concetti per me che parlano proprio di questioni che io non so cosa siano, di solito veramente ne conosco poco di bilanci e tutto il resto, però è molto chiaro, non serve un mio sunto, però mi sembrano due i temi. Il primo è che direi in questo caso di oggi è che a tuo parere, ma l'avevi già detto, e tra l'altro sul diritto sportivo ce l'aveva detto anche l'avvocato Spallone, cui ora chiedo subito un parere su queste osservazioni, che l'essere in borsa non può essere di per sé la discriminante in un giudizio di giustizia sportiva. Su questo anche perché, Fabrizio, tu dici, secondo te dovrebbero valere anche per chi non è in borsa eventualmente questi principi. Ancora più interessante, forse, anzi, ugualmente interessante il secondo aspetto, dire, ma se in 20 anni tra squadre in borsa, e ce ne sono, ce n'erano 3 fino a poco fa, da 20 anni, e le squadre fuori, mai è stato richiamato questo principio, improvvisamente diventa la colpa più grave del sistema in malafede della Juventus, qualcosina forse non quadra, credo, Fabrizio, che siano questi noi. Sì, ultima cosa solo, sì, per dire che se io non ce la faccio a dire in questo momento se la Consob ha ragione o ha torto. Mettiamo certo, che certo, la Consob abbia ragione, no? Quando viene fuori una regola e nessuno aveva mai pensato prima, nonostante la regola fosse in vigore, che bisognasse fare in quel modo, si dice ok, d'ora in avanti non si può sgarrare più, si va avanti così, ma diventa estremamente difficile sostenere
che quello sia un comportamento sleale. E mi porto avanti, lancio poi la palla quando interverrà l'avvocato penalista, io azzardo l'ipotesi che nel processo penale sarà un nulla la plusvalenza, perché nel bilancio della Juventus c'è l'elenco dei calciatori ceduti con la plusvalenza iscritta. E quindi se tutti i quotidiani hanno spiegato che Pjanic è stato uno scambio, lo sa chiunque, e nel bilancio della Juventus c'è scritto la plusvalenza, evidentemente la potenzialità ingannatoria non esiste. E quindi il rischio qual è? È che venga fuori a posteriori, dopo che la Juventus si è tenuta i suoi 15 punti di penalità, che non esiste reato, che la regola era sconosciuta, che nessuno l'ha mai applicata e una sola è stata punita per aver addirittura, non per averla violata, attenzione, perché la motivazione della sentenza dicono per aver cercato di nascondere il fatto che erano permute e non esporsi al rischio di eventualmente non poter scrivere la plusvalenza. È molto sofisticata come motivazione. Molto chiaro, Giorgio, hai delle osservazioni su questo? Abbiamo ascoltato con interesse, credo, l'analisi del professor Bava. Prima osservazione è che appunto ho ascoltato a mia volta con grandissima, innanzitutto buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Ciao Giorgio, grazie ancora per essere qui. Molto interessante, molto approfondito e diciamo io rappresento un po' il rovescio della medaglia di quello che il professore ha appena finito di illustrare. Torno al mio concetto che ho più volte espresso, la circostanza che una società, qualunque essa sia, sia quotata in borsa ai fini del diritto sportivo, del codice di giustizia sportiva, non rileva, non può rilevare, non può essere né una discriminante né una aggravante. La giustizia sportiva, come più volte e financo forse in maniera esagerata, rivendicato, ha una propria autonomia e evidentemente in questa autonomia ha un perimetro. All'interno di questo perimetro sono scritte le regole alle quali tutti i tesserati, siano esse società persone fisiche, devono attenersi. Per quanto riguarda le società tutte, quale che ne sia la struttura interna ai fini civilistici, ai fini consob e quant'altro, quindi società quotate in borsa, società di proprietà di un nucleo familiare, società, qui il professore potrebbe fare un elenco molto lungo, sono indifferentemente sottoposte ai regolamenti, alle normative della giustizia sportiva. Per cui la circostanza che una società sia quotata in borsa, a mio modo di vedere, anche perché non risulta dalle carte, dagli statuti e dalle carte federali, non incide, nulla aggiunge e nulla toglie rispetto alle responsabilità che una società deve avere in relazione al proprio comportamento dal profilo gestionale ed amministrativo secondo quanto previsto dalla normativa sportiva. L'unico soggetto abilitato per quanto riguarda la normativa sportiva al controllo sulle società è la Covisoc, che il professore ha citato più volte, che è un organo interno alla Federcalcio che vigila sulla base dei criteri che gli sono e dei poteri che le sono attribuiti e sulla base di questi criteri assume o propone eventuali sanzioni o meno a carico di soggetti, società che non si attengano e che non le rispettino. Tutto qui. Per tutto il resto ovviamente il professore ha fatto una disamina inappuntabile ed ineccepibile di quella che è una applicazione dei criteri di bilancio, delle appostazioni di bilancio per quanto riguarda le plusvalenze, gli scambi, per quello che è una descrizione assolutamente afferente e aderente alla normativa. Ma tutto questo riguarda, come giustamente ha sottolineato il professore, gli aspetti civilistici ed eventualmente penalistici per quanto riguarda l'indagine in corso avanti la Procura di Torino.
Tutto molto chiaro come sempre anche da parte di Giorgio Spallone. Pigi Battista, grande rientro a Juventus. Ciao Pigi. Buongiorno. Ci hai abbandonato un po', lo capisco, è da grande giornalista te la tiri un po', è legittimo direi, non possiamo biasimarti per questo, i nostri cachet non possono, ragazzi, equiparare. No, è stato un momento di grave depressione per tutti. Intanto ti presento Pigi, l'avvocato di diritto sportivo, soprattutto ha già più volte anche, diciamo, ha esercitato anche di fronte al CONI e al Collegio di Garanzia, quindi se abbiamo dei dubbi su questo possiamo sentire l'avvocato Giorgio Spallone e il professor Fabrizio Bava che ci racconta da un punto di vista contabile. Per esempio, una delle cose che non quadrano, il professor Fabrizio Bava lo diceva poco fa, questa famosa differenza, la Juve in borsa, secondo lui non regge da alcun punto di vista sul discorso plusvalenze, né dal punto di vista della giustizia sportiva, cioè che non ha mai applicato quei principi che si richiamano come... No, ma non è relativa alla questione stipendi, la questione del falso in bilancio? Ora lo si dice anche su questo, risponde Fabrizio, ma lo si dice anche su questo, cioè si dice che la Juve nelle permute dovesse rifarsi a questo articolo, cos'è, 45, 35 dello IAS. Sì, insomma, ma principio... Sì, adesso noi, diciamo, per rispondere, stiamo discutendo della sentenza sportiva, quindi i 15 punti sono stati, la penalità deriva unicamente dal tema plusvalenze incrociate. Poi la procura, se come è probabile ci sarà un processo, sull'ipotesi di false comunicazioni sociali ipotizza ben quattro cose, perché c'è il tema delle plusvalenze, il tema delle due manovre stipendi, e il tema dei presunti, diciamo, rapporti occulti poco chiari con una serie di società, e da ultimo l'ipotesi degli ultimi giorni dei quotidiani di debiti non iscritti proprio a bilancio. E tra l'altro quest'ultima, anche se sono importi, diciamo, minori, è probabilmente la più pericolosa, ecco, nel senso che ovviamente non ci sarebbe giustificazione a non scrivere proprio un debito, mentre gli stipendi, ammesso che sia sbagliati i bilanci, si tratta comunque di errori di competenza, quindi non che sia non grave, però insomma l'anno dopo c'erano, quindi è diverso. Allora, intanto tanti ti salutano, Pigi, fammi salutare il mio mito Battista, dice Tunnietta. Ciao Pierluigi, quanto tempo, grandi ospiti, questo vale per tutti e li salutiamo. Allora così, un saluto a Pigi, Pigi, guarda quanti cuori, Pigi. Allora, pagati, io l'ho pagato con delle violenze personali. Esatto. Allora, tra poco entra anche Cataldo Entrieri, Pigi, che tu conosci, lui è penalista, mentre Giorgio Spallone è esperto di diritto sportivo, volevamo un pool completo oggi per essere inattaccabili da ogni punto di vista. Pigi, dimmi tu, ma se io ora mostrassi... Una domanda radicale all'avvocato Spallone. Vai, è qui per questo, sogna una tua domanda radicale. No, nel senso che a me quello che... diciamo, di tutte le dichiarazioni che sono state tirate fuori, io odio la Juve, no? Che quello riguarda, diciamo, un magistrato della magistratura ordinaria. Però si è visto appunto di questi, come si chiamano, membri del comitato di garanzia. Del collegio di garanzia presso il collegio di garanzia, eccetera. Uno, scusate, io cito testualmente, non vorrei dire Juve merda, quell'altro dice devono andare tutti in galera. Ora, diciamo così, quell'idea dell'apparire sopra le parti, no? Cioè, almeno è veramente venuta meno. Cioè, io la verità vera è che io non ho la benché minima fiducia, non ho il benché minimo rispetto verso quell'istituto di garanzia. E allora, ma la domanda più radicale è questa, cioè il rispetto uno se la deve meritare. A me questa cosa che la magistratura va rispettata. Comportatevi in modo rispettabile, io rispetto, cioè non è avere una sentenza pro o una sentenza contro, ma non puoi, diciamo così, accanirti, non puoi dire di una persona su cui stai indagando, questo non è un giudice, su cui stai indagando non puoi dire odio la Juve. Lì per lì non stava indagando, ma era competente, no, lì aveva già indagato. Questo mestiere non lo fai. Certo. Io faccio un mestiere in cui c'è una dimensione pubblica implicita, non è che posso dire qualunque cosa, cioè non è che posso dire qualunque cosa. Quindi, ma io sono ancora più radicale. Ecco, Cataldo Entrieri, aspetta, mi alzo. Tanto saluto allora anche Cataldo Entrieri, dico anche a lui che oltre a Pigi Battista c'è l'avvocato di diritto sportivo Giorgio Spallone e il professore di economia aziendale Fabrizio Bava. Così abbiamo un pool completo oggi, Cataldo, oggi abbiamo veramente... Buonasera a tutti, un saluto particolare a Pierluigi per vecchia conoscenza e grazie di avermi invitato.
Oh, grazie a te, grazie a voi, che ho tutti voi davanti qua alle 2:30 a parlare con me di Juve, allora, mi fa molto piacere. No, vai, Pigi, continua pure la tua. Spallone, io stavo dicendo questo, appunto, mi ha molto colpito, mi colpisce molto, diciamo, la composizione, l'esternazione di questi membri del collegio di garanzia, che non è che non sono reati o cose, ma sono legittimi sospetti, non diciamo una legittima suspicione, sono legittimi sospetti, cioè sapere che si ha a che fare con persone che in qualche modo ragionano su delle cose a cui io tengo molto, in questo caso la Juventus, in una forma sicuramente non serena. Ma allora la domanda che io faccio... Sai, Pigi, scusami, ora fai la domanda. Sai, Pigi, che non sarà... fondamentale, se no tutto questo è una premessa. Vai, fai la domanda allora. La domanda fondamentale è questa. Ma, scusate, ma davvero serve la giustizia sportiva? Ma che serve la giustizia sportiva? Scusate, quel signore che dice che hanno dovuto fare velocemente perché allora per avere una giustizia sostanziale, già questa cosa... In Trieri sa quanto io, diciamo così, mio fratello, di cui lui è stato collega, questa cosa avrebbe fatto accapponare la pelle, anche se lui come romanista dimenticava il suo garantismo quando si parlava di queste cose. Ma a parte questo, allora è vero, forse è vero, bisogna prendere delle decisioni più veloci, dal punto, ma perché prendere delle decisioni? Ma perché? Cioè, perché parlare di plusvalenza? Perché devono giudicare questioni, diciamo, di rilevanza penale, la giustizia sportiva? La giustizia sportiva deve fare delle cose sui i calciatori, se si sono comportati male, se è stato visto un presidente di una società calcistica dentro una fotografia che sta dando un Rolex a un arbitro durante l'intervallo, cioè delle cose molto estreme. Ma che diavolo serve la giustizia sportiva? Perché? Allora... È come se esistesse una giustizia giornalistica che mi giudicasse secondo una giustizia parallela rispetto alla giustizia normale. Se io commetto un reato nella mia attività di giornalista, mettiamo diffamazione, non so, tutte quelle cose lì, io vengo giudicato, ma non vengo giudicato. Poi esiste l'ordine fascista dei giornalisti che ancora, diciamo, viene conservata la memoria di questa unica nelle democrazie occidentali in cui esiste una robaccia tipo l'ordine dei giornalisti che mi estorce 100 euro l'anno per poter esercitare la mia professione. Ma che serve? Scusate, non sembra... Perché devono discutere di questioni di falsi in bilancio, di comunicazione? Questo esiste, appunto, la giustizia esiste, la Consob esiste, la magistratura ordinaria, esistono queste cose qui. Perché un signore che dice Juve merda deve stare a parlare delle plusvalenze? Ma che ne sa? Però lui non lo farà, e questo, Pigi, la domanda è chiarissima. Ricapitoliamo ancora una volta, quegli elementi del collegio di garanzia non saranno loro a giudicare, certo, però, Pigi... Importa, sono tutta una banda, è evidente. Esatto, Pigi, aggiungo infatti alla tua domanda per Giorgio Spallone, la provocazione Pigi Battista, credo che Giorgio sia interpretabile in questo senso, cioè arbitri, ho fatto giocare 12 persone, eccetera, eccetera, è un tema... Quando andiamo su discorsi che penalmente verranno illeciti sportivi, illeciti, esatto. Quando andiamo su discorsi che penalmente verranno acclarati tra 3, 5, 7, 9 anni, è evidente l'incompatibilità tra una giustizia che si vanta di essere il giudice Torsello dice veloci, anzi velocissimi, dice così, è una cosa che è troppo difficile acclarare in mezz'ora di discussione. Giorgio, credo sia questa la vera domanda. Poi devo dirti la verità, Giorgio, se riesci rapidamente a rispondermi anche un'altra questione, non troppo nel dettaglio tecnicamente, ma questo collegio di garanzia, da cui Malagò si è smarcato subito dicendo non siamo noi, non siamo noi, non siamo noi, non siamo noi, ho capito, ma questi giudici col profilo aperto che scrivono non viva il Napoli, che già sarebbe un po' così, ma Juve M, ma non lo so, io non so, Giorgio, siamo allibiti. Giorgio, vai tu pure e poi Cataldo per il tuo primo intervento, Giorgio. Allora, il direttore Battista l'ha definita una domanda radicale, ma ha usato un eufemismo, nel senso che più che una domanda radicale è come dire è il cosmo e i suoi derivati, nel senso che giustamente uno si pone la domanda che senso ha una giustizia sportiva, cioè una giustizia
propria di un sottordinamento rispetto a quello che è l'ordinamento statuale. Io evidentemente dal mio punto di vista non posso che partire dal fatto che esista, perché evidentemente stabilire se sia giusto o meno che esista una giustizia sportiva è un argomento di cui evidentemente si può legittimamente discutere, ma ha natura di carattere, uso un termine nel senso letterale, politico, nel senso di individuare alcuni cardini su cui basare l'attività sportiva tout court, non quella del calcio, perché le giustizie endofederali, come vengono definite, ci sono in tutte le federazioni e tutte le federazioni hanno un codice di giustizia proprio che sta sotto l'ombrello del codice di giustizia del Comitato Olimpico Nazionale. E qui poi, se magari il collega Zampini avrà piacere o me ne darà spunto, vorrei fare alcune osservazioni sulle dichiarazioni dal profilo tecnico. Ripeto, sulle altre dichiarazioni ho poco da dire, perché evidentemente dichiarazioni che non hanno nulla a che vedere né con la giustizia né con il diritto, ma con espressioni così, diciamo, di natura personale, come il collega Zampini sa, anch'io ho una squadra per cui tifo, al netto del fatto che io faccio l'avvocato, ma e oggi sono anche di pessimo umore da quel punto di vista. È interista, per chi non lo sapesse. Da quel punto di vista lì. Ma nel momento in cui parlo di diritto, evidentemente mi astraggo da qualunque altro tipo di considerazione. Vieppiù, e sono perfettamente d'accordo col direttore Battista, quando occupassi ruoli, parlo per me, ruoli di responsabilità, voglio dire, anche a noi avvocati ogni tanto capita di fare i giudici quando veniamo nominati membri di collegi arbitrali o addirittura presidenti di collegi arbitrali o addirittura nominati non già dalle parti che si mettono d'accordo sul nome, ma dal presidente del tribunale locale al quale una parte si rivolge perché lo nomini. A me è accaduto più di una volta, ed è tutto evidente che in quel momento, specialmente per chi ha fatto una vita l'avvocato, è necessario un veloce cambio di giacca, cioè e di mentalità. Questo per dire cosa? Che anche io ho svolto nella mia vita un ruolo pubblico qui a Bologna, sono stato per 5 anni il difensore civico del comune di Bologna, quindi ognuno di noi sarà capitato di occupare un ruolo pubblico che non sia esattamente quello proprio. È chiaro che nel momento stesso in cui si va a incarnare determinati ruoli è cosa opportuna, oltre, aggiungo io, che doverosa, e evidentemente, come dire, misurare le parole, ecco, va bene così, direttore, misurare le parole, dice quando? Sentimenti. 2 punti, sempre. E così credo di aver risposto. Esatto, lei, no, lei, io sono d'accordissimo, lei, ma si figuri, io poi non mi inchino di fronte alla dottrina, ma io quello, lei diceva, oramai la giustizia sportiva c'è e quindi dobbiamo fare i conti con questa cosa. Ma cerchiamo di fare una domanda del perché. Perché? Allora, capisco che il comportamento antisportivo di un giocatore che prende a sputi un tifoso, allora esiste, diciamo così, dei codici di comportamento, questo caso. Ma perché deve occuparsi di questioni di cui già si occupa la magistratura ordinaria? E poi io capisco benissimo il ragionamento, noi non possiamo aspettare 9 anni, che facciamo? Se sospendiamo un campionato 9 anni? Deve essere una roba veloce, ma una roba veloce non si chiama giustizia, una roba veloce significa tribunale del popolo. Allora non è possibile, diciamo, è una roba
tanto lo so che ci sarà, nessuno eliminerà la giustizia sportiva, però secondo me bisogna anche farsi delle domande un po' radicali. Allora Pigi, no, io trovo molto interessante il tuo discorso sulla incompatibilità su alcuni temi, tra tempestività, rapidità, poi credo che Giorgio dopo, magari tra poco, perché il professor Bava ha pochi minuti e Cataldo non è ancora intervenuto, ma ci dirà anche su De Coubertin qualcosa, no? Cataldo, sì. Cataldo, come stai intanto? Intanto grazie di essere con noi, Cataldo. Ti sei mutato, eh? Ti sei mutato, Cataldo. Grazie, mi sentite? Sì, ti sento bene. Adesso molto meglio dopo ieri sera, calcisticamente. Ah, perché Cataldo invece è milanista, Giorgio è interista, ragazzi, ho capito, noi qua abbiamo cose più importanti che pensare alle vostre beghe da campionatello di periferia. Allora, intanto ti chiedo 12 secondi. Franzo, se l'accertamento della responsabilità trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta, si rallenterebbe inesorabilmente il procedimento disciplinare. Vale da perseguire da parte del giudice sportivo, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e comunque con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza tipici del movimento sportivo, come pensato fin dalla sua fondazione da Pierre de Coubertin, un nome che si sta iniziando a dimenticare. E quindi è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto agli aspetti sostanziali che siano utili all'accertamento di tali valori. Una cosa, ce ne sono altri due, ora non ve li faccio sentire perché sono un minuto e mezzo e un minuto e mezzo, ma in uno dice, Pigi ha tirato fuori, anche Cataldo avete tirato fuori l'estratto, in uno sostanzialmente si parla dell'articolo 4 come norma in bianco e finisce dicendo quindi la giustizia sostanziale è meglio, nell'altro si dice giudizi devono essere veloci, anzi velocissimi, per tra le altre cose garantire di sapere con tempestività i punti in classifica della tua squadra. E io ho detto, ecco, questo obiettivo, sappia il giudice Torsello, è l'unica cosa che sicuramente non avete raggiunta, perché sono due anni tra lo 0-3 della Juve, cambiato, rimesso, ricambiato così, e questo caso in cui io non so per tutto il campionato i punti che ha la mia squadra. Quindi se era questo l'obiettivo, le garantisco che non è stato raggiunto. Cataldo, la tua introduzione e poi dibattiamo. Scusa Fabrizio, se devi andare, scusami Cataldo, arrivo davvero. Fabrizio, dici tu se puoi ascoltare qualche minuto, se devi andare... Ti sei mutato? Aspetta. 5 minuti e poi... Ok, saluto. Allora ascoltiamo Cataldo. La recupererò poi dopo perché è molto interessante. Grazie mille, Cataldo. Comunque ci saluti a tutti, ci salutate quando dovete. Cataldo. Vediamo in 5 minuti di riuscire a sintetizzare. Vorrei partire dalla domanda di Pierluigi Battista. Ma occorre una giustizia sportiva? Ed è una domanda pertinente perché in realtà il presidente Torsello, anche in quegli interventi, ha accennato al fatto che si siano pronunciati in tema di giustizia sportiva persone che, per esempio, come me, non praticano abitualmente il diritto sportivo. Io rispondo molto semplicemente che non è che abbiamo tante forme di diritto. Il diritto si basa su precisi istituti, soprattutto il diritto penale, che è penale non solo quando emana condanne alla reclusione o alla galera, ma, e parlo questo di sentenze importanti delle corti europee, anche quando emana sentenze che contengano sanzioni pesantemente afflittive come quella di cui ha sofferto la Juve. Anzi, vi dico subito che c'è un paradosso. Se andasse definitiva, vi auguro di no, questa sanzione a carico della Juve come società e a carico dei suoi dirigenti, costoro potrebbero fare quello che fecero altri dirigenti, non della Juve ma della Fiat, l'avvocato Grande Stevens e Gianluigi Gabbetti, una ventina di anni fa, che dopo essere stati sanzionati in sede amministrativa dalla Consob per aver taciuto i particolari di un acquisto di azioni da parte, indovinate di chi, della Exor, della stessa holding che oggi detiene il 63% della Juventus, eccepirono al giudice penale di dire: ma noi siamo stati già condannati, siamo stati sanzionati con l'interdizione dalle cariche, una multa pesante, e voi non ci potete processare due volte per lo stesso fatto. È un principio del trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Ed ebbero ragione, la Corte Europea gli diede ragione. C'è una sentenza che si chiama Grande Stevens, che è una sentenza fondamentale del diritto internazionale penale, la quale dice: si ha
una doppia condanna per lo stesso patto, che è vietata non solo se io subisco due condanne penali per lo stesso patto, ma anche se vengo sanzionato con diverse sanzioni, ma ugualmente pesanti, ugualmente afflittive per lo stesso reato. Che vuol dire? Che Agnelli, Nedved potranno al giudice, se diventasse definitiva questa sentenza, andare a dire al giudice di Torino: ma noi siamo stati già sanzionati dal giudice sportivo, non ci potete processare due volte per lo stesso fatto. Quindi questo è per rispondere alla domanda di Pierluigi. Sull'intervento del presidente Torsello ci sono parecchie cose, ma ne dico solo una. Torsello, in parole povere, sostiene questo: noi siamo una giustizia a parte, voi che non praticate il diritto sportivo non lo sapete, ma noi siamo una giustizia a parte perché siamo un'associazione privata cui aderiscono liberamente i soci, e i soci, aderendo liberamente, si impegnano ad accettare le regole particolari. Cioè, quello che dice Torsello è che la Federazione Italiana Gioco Calcio è più o meno come il circolo Agnelli, cioè un circolo di gentleman che si fanno le loro regole, che possono pensare, per esempio, per circa un secolo di non ammettere le donne come socio, salvo poi essere costretti precipitosamente, e dire questo. Ecco, io mi permetto di dire umilmente, ragionando in termini dell'unico diritto che conosco io, quello che frequento da circa mezzo secolo, che non è esattamente così, perché ci sono state sentenze del Consiglio di Stato e sentenze della Corte di Giustizia Europea che riguardano la Federcalcio e la sua natura. E quello che hanno detto Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea è che la Federazione, le federazioni sportive, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la questione riguardava il fatto se per affidare un appalto la Federazione Italiana Gioco Calcio dovesse seguire le norme previste per il codice pubblico degli appalti, se si dovesse quindi ritenersi un ente pubblico o meno. Ha detto la Corte di Giustizia e poi il Consiglio di Stato che è sicuramente un ente privato con un suo ordinamento autonomo, ma nel momento in cui persegue il suo scopo istituzionale, cioè la diffusione della pratica sportiva, persegue un interesse che è tutelato pubblicamente, che ha rilievo pubblico, interesse pubblico. Quindi in questo senso, quando svolge il tipo di attività che serve allo sviluppo, allo svolgimento dell'attività sportiva, che è un valore anche tutelato dalla Costituzione, si assume le funzioni di un ente pubblico. Quindi venire a dire noi ci facciamo la giustizia che vogliamo, la giustizia dei gentiluomini di una bocciofila o del circolo Agnelli, è gravemente inesatto. Tant'è vero che la Corte Costituzionale è anche intervenuta proprio rispetto a un presidente che aveva fatto ricorso al giudice ordinario contro una sanzione disciplinare e aveva detto che si può ricorrere al giudice ordinario nonostante sia prevista la famosa clausola compromissoria, cioè quella che ti obbliga a non rivolgerti alle autorità giudiziarie ordinarie per quanto riguarda le controversie interne all'attività sportiva. Hanno detto no, però se viene leso un interesse giuridicamente rilevante, se subisce un ingiusto danno, tu puoi ricorrere al giudice ordinario quando l'interesse che viene leso è un interesse costituzionalmente rilevante. Io penso che forse dentro la Juventus stiano accarezzando quest'idea, visto che sono stati assunti nel collegio difensivo degli illustri amministrativisti. Quindi anche la risposta che dà il presidente Torsello è vera fino a un certo punto. L'autonomia dell'ordinamento, quando sono in ballo valori pubblici rilevanti, l'attività sportiva, la regolarità delle competizioni, interessi economici rilevanti, ha un rilievo pubblico che non può escludere che ci sia un giusto processo. Ed è sicuro che un giusto processo non c'è stato, lo ammette lo stesso Torsello quando dice: noi della giustizia sostanziale ne dobbiamo fare a meno perché il valore che dobbiamo tutelare e la rapidità delle decisioni. E concludo con un mio pensiero. Guardate, io credo che in questa storia non si capisca se non si fa riferimento a quello che è successo alla Superlega. Io ho letto l'intervista, e se non l'avete fatto vi suggerisco di leggerla, ad Andrea Agnelli al Telegraph, perché è una intervista lucida, cioè lui dà un quadro asciutto, veritiero di quello che è il calcio internazionale, di che cosa gira intorno alla Superlega.
Io ho l'impressione che l'UEFA, ma le stesse federazioni, si tendano disperatamente a difendere una rendita di posizione, e lo fanno però poco efficacemente, perché il meglio che sanno tirare fuori è i valori di un piccolo mondo antico, che è quello del barone de Coubertin, che risalgono a 130 anni fa. Io non faccio il cinico, però oggi c'è un valore industriale enorme intorno al calcio, ci piaccia o meno, perché se no la Federazione Italiana del Gioco Calcio non dovrebbe subappaltare le partite a imprese private che speculano e alterano la regolarità dei campionati, facendo disputare le partite a orari spalzati e incidendo, a mio parere, sulla regolarità della competizione. Ma lo fanno. Lo fanno perché l'aspetto imprenditoriale e economico è ormai diventato di pubblico interesse e rilevante. Se è così, appellarsi al barone de Coubertin per negare quelli che sono i problemi seri anche della giustizia sportiva, o negare l'ingresso alla giustizia ordinaria, al mondo normale di fuori, è una cosa polverosa, inutile, e tutto sommato denota e cela un imbarazzo forte dello stesso Torsello, che va lì a giustificare perché è arrivato a emettere una sentenza che capisce lui stesso si presta a molte critiche. Molto chiaro anche Cataldo, un ottimo intervento. Certo, Giorgio dovrà rispondere, io devo però intanto Fabrizio, ovviamente mi interessa il parere di diritto sportivo. Saluto. Fabrizio, grazie per essere stato con noi, hai parlato la prima parte e hai ascoltato la seconda. Ma buona continuazione. Grazie mille, professore, ti continuiamo a leggere e tornerai a spiegarci tutto quello in modo chiarissimo. Ci volentieri. Le cose, grazie Fabrizio, ricordiamo che oggi ci ha spiegato che per lui l'essere in borsa non sposta dal punto di vista né della giustizia sportiva, ma addirittura sul fronte plusvalenza. Ci ha spiegato perché da un punto di vista contabile questo non può andare, però Pigi, dobbiamo ascoltare la replica. Sta entrando Monica Somma. Pigi, stai calmo, stai tranquillo, lo so che la vuoi. Le sto dicendo io di aspettare un attimo, perché stiamo parlando con avvocati e contabili, quindi lei si sta preparando, sta facendo 2000 cose, ma sta per entrare. Giorgio, ho bisogno della risposta dell'avvocato di diritto sportivo all'avvocato, al collega penalista, Cataldo Interi, se le sue osservazioni, a tuo parere, tu, avvocato di diritto sportivo, insomma, colgono nel segno o in qualcosa magari non stiamo cogliendo qualcosa, Giorgio? Assolutamente, io mi ricollego, proprio proseguo sul filo, sull'abbrivio del collega Trieri, e osservo anch'io qualcosa sulle opinioni espresse dal presidente della Corte Federale d'Appello Torsello, e lo faccio da, diciamo, avvocato di diritto sportivo. Il dottor Torsello ha espresso un'opinione rispetto alla quale io non solo non condivido, ma rispetto alla quale io ho opinione diametralmente opposta. L'opinione del dottor Torsello, scusate, è, a mio modo di vedere, smentita dagli statuti e delle carte federali. L'articolo 2 del codice di giustizia del CONI, che è la madre di tutti i codici, quindi di tutti i codici di giustizia delle singole federazioni, dalla scherma all'ippica alla pallacanestro alla Federcalcio, recita testualmente: il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Non c'è altro da aggiungere. Quindi, come non potrebbe essere diversamente, questo ordinamento sportivo sottoordinato non può che mettere come tetto della propria casa i principi sanciti, scolpiti dalla Carta Costituzionale, che sono esattamente questi. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, quindi non tempestività, ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. Faccio un passo indietro. Il comma 1 dice:
tutti i procedimenti di giustizia regolati dal codice, questo del CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Allora, detto questo, questo costituisce la prosecuzione del ragionamento che faceva il collega Intrieri poco fa, nel senso che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, cioè la giustizia sportiva recepisce in toto, a pieno, i principi costituzionalmente sanciti che non possono essere derogabili da nessun ordinamento, neppure da quelli della bocciofila, neppure da quelli del circolo canottieri, neppure da quelli del circolo tennis qui a Bologna. Cioè nessuno può conculcare in un contesto associativo quelli che sono i diritti. E adesso vi do, mi permetto, ma è stato un puro caso. Io quando ho sentito il presidente Torsello rievocare De Coubertin, qui è la, come si dice, è la praticaccia che soccorre, mi è riecheggiato qualcosa. Allora, esercitando io appunto il diritto sportivo, avendolo fatto esattamente davanti al CONI, non più tardi di alcuni mesi fa, ho citato io, a tutela del mio assistito in quella fattispecie, esattamente la sentenza che mi pare una sentenza a sezioni unite che ho qui sotto e che chiunque di voi può recuperare, la decisione numero 15 dell'anno 2017, andando sul sito ufficiale del CONI, se volete prendere nota, 15 anno 2017, basta andare sul sito del CONI nella pagina del Collegio di Garanzia della Giustizia Sportiva, poi ci sono le delibere e anche i dispositivi e anche le delibere con tanto di motivazione. È una sentenza che riguardava un arbitro della pallacanestro che aveva promosso ricorso avverso una decisione del giudice d'appello della relativa federazione contro la federazione italiana della pallacanestro. Ora, in questo caso la citazione di De Coubertin milita a conclusione diametralmente opposta a quella per cui era stata richiamata nell'occasione pubblica in cui si è espresso il presidente Torsello, nel senso che se il collega Zampini rimanda il filmato, io vi leggo la... No, non è un invito, No, va benissimo. Non vogliamo annoiare. Dici. Il testo che ho sotto, vai. Poi lascio giudicare a loro. Intanto saluto Monica Somma, buongiorno, ho visto già Pigi Battista sorridere. Ho visto Pigi Battista sorridere, salutare, imbarazzante, praticamente un adolescente in classe quando entra. Comunque no, scherzi a parte, Giorgio, vai pure, tanto ci interessa. È citata testualmente, quindi la leggo. Infine vale la pena ricordare che a metà dell'articolo 2 del codice di giustizia sportivo del CONI, di cui ogni federazione deve uniformarsi, i principi che spingono il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile in quanto compatibili, ma quest'ultima locuzione non può far perdere di vista che nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale, pur fondamentale, è quello di affermare sempre con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre de Coubertin. E quindi è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali che siano utili all'accertamento dei menzionati valori. Bene, qui parliamo di tutt'altro. Mi spiego in breve e cerco di essere più chiaro possibile. Questo richiamo a De Coubertin faceva riferimento a una fattispecie in cui nel grado precedente di giudizio, proprio a discapito del ricorrente, per capirci, della parte difesa, ecco, non gli erano state ammesse delle prove perché ritenute nuove. Ora il collega
i colleghi presenti mi capiscono, cioè in secondo grado introdurre nuovi strumenti di prova, siano esse testimonianze, siano esse documenti, siano esse richieste di perizie, ha dei limiti più o meno stringenti a seconda del tipo di processo in cui ci troviamo, sia civile, penale, amministrativo o quello che sia. In questo caso il collegio di garanzia sì, ha detto, ha richiamato De Coubertin e ha detto: ma vabbè, ok, a parte il fatto che anche il codice di procedura civile ammette le prove non in appello entro certi limiti, specialmente dopo la riforma del 90, chiuso la parentesi, ma veniva richiamato per come argomento diametralmente opposto a quello per il quale è stato evocato al presidente Torsello. Dunque, non già e non mai in relazione alla tempestività, rapidità, velocità, che non può mai andare a discapito del giusto processo, prima cosa. Seconda cosa, questo richiamo a De Coubertin voleva proprio dire che occorre fare una giustizia sostanziale e per cui in questo caso si voleva, come dire, favorire la possibilità che il ricorrente potesse provare le proprie ragioni senza, richiamando il principio dell'informalità del processo come criterio generale e complessivo, senza che costui si vedesse sbarrata la strada da una tagliola che gli impediva di addurre nuove prove a sostegno della propria tesi. Allora Giorgio, ora ti faccio, poi ti faccio andare. Allora è chiarissimo quello che ha detto, Giorgio, è chiarissimo. Io lo spiego, ma come con Fabrizio Bava prima, non ho bisogno di spiegarlo perché sono molto chiari loro. Il succo, per chi magari poi si perde in qualche ragionamento giuridico pure espresso così chiaramente, è che ok, è stato richiamato anche in una decisione importante del Collegio di Garanzia di qualche anno fa questa frase su De Coubertin, cui Torsello evidentemente si richiama, ma al tempo per il motivo opposto, cioè come dire, restiamo informali, permettiamo anche eventualmente, se c'è qualche prova che ci aiuti a capire meglio come sono andate le cose, non siamo così formali nell'escluderla, ma apriamolo questo dibattito, non chiudiamolo, non vuol dire siamo informali, chiudiamo tutto. Vai, vai, Giorgio, velocissimo sì. E poi... Per concludere, e poi mi taccio per sempre, l'opinione del presidente Torsello è una opinione come tutte quelle che possiamo avere, un'opinione autorevole, ma non per questo non meno diciamo pesante rispetto a quella che può avere l'avvocato Intrieri e sommessamente anche il sottoscritto, se non che la sua evidentemente è quella che ha portato come base informatrice alla decisione impugnata. Ora il collegio di garanzia del CONI, che come abbiamo detto deciderà il 99% a sezioni unite, cioè a dire con la prima presidente e i quattro presidenti delle sezioni giurisdizionali, può avere tutt'altra opinione, può avere la stessa, ne può avere un'intermedia, ma ripeto, rientriamo nell'ottica delle opinioni, tranne le carte e gli statuti del CONI, che invece quelle non sono opinioni, ma sono norme statutarie interne. Tutto chiarissimo, Giorgio. Allora io farei così, perché tra pochissimo con Pigi e Monica ci facciamo un po' di Juve, un po' di derby e tutto, però Cataldo, io ti ringrazio e saluterei Giorgio e poi anche te Cataldo con un tuo ultimo intervento a tua scelta. Io però ti voglio provocare, perché io so che quando abbiamo sentito quelle frasi di Santoriello, Cataldo, tu mi hai detto: Massimo, ma non farti fregare, quella è una frase così, qua devono rispettare il giusto processo, come dire, ci deve essere una giustizia giusta, non, ora me lo dirai, però io voglio vederti davanti a me, voglio vedere la tua faccia mentre tu le risenti questi 30 secondi, poi rispondi tu e poi saluto i due avvocati e con Pigi e Monica vi racconto anche cosa ha detto Allegri poco fa. Presidenti di una società di calcio, non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vinco anche gli scudetti, che a volte ha un rapporto di incompatibilità, come dice, un rapporto di incompatibilità fra le due cose. Io non è che seva, sì, vabbè, lo ammetto, seva che sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò, qual è il più importante? Uguale,
Diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, cioè contro i ladrocini in campo. Cataldo, vai, parole libere per te, o in risposta a Giorgio o a questo o a quello che ti pare, sei muto, ti informo, così vai tu tranquillamente. Sei muto, sei muto, ti sei mutato. Ti sei mutato, ti devi smutare. Allora, ti dico, io continuo ad avere, lo conosco Santoriello, continuo ad avere un'istintiva simpatia per l'uomo e anche per la sua spontaneità. Non è un ipocrita, lo ha detto in un contesto scherzoso. Capita di... che è un convegno sportivo, che è un convegno sportivo di diritto sportivo. Sì, no, è un convegno sportivo, ma insomma, voglio dire, questo è un vecchio discorso di quello che si chiede a un magistrato. Qui è un PM, quindi non è un giudice, quindi esprime un'opinione di parte. Io, noi siamo, cioè, i giudici, i magistrati sono esseri umani. Io li faccio arrabbiare quando gli dico, guardate, anche voi la sera vi mettete in pantofole e vi guardate le trasmissioni che parlano dei processi e quelle vi influenzano. Così uno può anche pensare che la fede calcistica possa incidere sulla serenità di giudizio. E l'odio calcistico, non la fede. La fede non me ne frega nulla. L'odio è già diverso. Ma scusa, tu lo sai quanto odio la Juve io? Cioè, lo dico in senso sportivo. Io la Juve mi ha fatto vivere dei momenti tremendi. Io vi vorrei parlare di Milan Verona e di Juventus Roma nel 73. Ma smetti, mamma mia che lagna, infinito. Ma dai, parla di diritto, su. Parla di diritto, dai. Che, parlo di diritto. Per cui il caso Montari, il caso Montari. Sì, il caso Montari, ladri. Ecco, quindi lo posso pensare. Ma come vedete, io poi sono qui, discuto, scrivo, perché poi è il mio lavoro. Cioè non è che uno a un certo punto nella vita, anche quando tifa magari dimentica tutto, ma poi quando va a fare l'avvocato? E credo lo avrebbe condiviso anche Domenico Pigi, anche se lui odiava la Juventus mortalmente, riteneva. Poi nel momento in cui vedi il processo, vedi attuarsi quel meccanismo infernale che l'avvocato conosce, l'ingranaggio quasi diabolico a volte della giustizia, che, nella quale l'accusato è sempre il soggetto debole. Oggi è la Juventus, ieri è stato Bettino Craxi, ancora prima Tortora. Tu capisci che ci sono dei meccanismi anche perversi. E come avvocato non c'è niente da fare, il tuo istinto ti porta a denunciare quando vedi le storture, le deviazioni, le magagne, perché questo è il tuo lavoro, è la tua fede, quello che convince. Che convince. Va bene, me l'hai detto. Quello che non quadra invece dice, scusami, che non. Avvocato Pieri, scusami, posso interromperti un secondo? Prego. Io penso che io sono abbastanza moderato nelle questioni politiche, insomma, in generale. Sei un garantista. Ecco. Ritengo che potermi mettere in curva quando si parla di calcio. Quindi io lo capisco benissimo. Io detesto alcune squadre, non vorrei fare riferimento all'avvocato Spallone, naturalmente, per cui assolutamente il problema è che lui in quella frase, guardate che la vera frase terribile che lui dice è quella che tu hai tagliato alla fine, Zampini, quella dove dice archiviato oppure archiviato, ma lui dice io giudico i ladrocini in campo, sì. Bestiale, cioè, pure secondo me. Per scontato che ci siano i ladrocini in campo oppure in trieri. Ragazzi, aspetta, non mi provocate, non sto per provocando, ti sto dicendo che lui dice io li ho assolti archiviati, nonostante io li abbia assolti io li chiamo ladrocini. Allora sei un pessimo magistrato se tu hai assolto delle persone che hanno commesso dei ladrocini. No, è un ottimo magistrato. E allora quello vero è quello che magari convinto moralmente di avere di fronte un figlio di buona donna lo assolve perché dice non c'ho le prove per condannarti. Sì, però lui Cataldo, aspetta, Cataldo, un mese, un anno dopo, poi sta lì a monitorarti, te lo apre sulle plusvalenze, te lo apre su altro e chiede pure gli arresti domiciliari per Andrea Agnelli. Diciamo che non c'è, bellissimo non è per chi è dall'altra parte, questo. Comunque, Cataldo, ti chiedevo se tu avevi qualcosa in più.
siccome hai fatto solo un primo bello e lungo intervento e poi ora questo su Santorello ti ho voluto provocare io, tu continui a dire non fatevi fregare che Abodi interviene solo per dire staremo attenti a queste dichiarazioni quando non c'è attenzione, quando non c'è attenzione a nulla. Non posso dire una cosa, ragazzi? Io chiosa come vuoi. A me Abodi che... perché poi la cosa bisogna cercare... ma insomma, Abodi che interviene dicendo su quello che dice Santorello ho informato chi di dov'è. Chi ha informato? Chi ha informato? Ha informato il governo. Quindi lui chiede al governo di intervenire su un magistrato. Ma lui è il governo. Lui è il governo. Quindi lui chi ha informato? Ha informato il ministro di Grazia e Giustizia. Quindi di interferire su un magistrato. Guardate ragazzi, noi viviamo tempi duri. Non solo qui non si sa cos'è il diritto, non si sa neanche che cos'è la separazione dei poteri. Ora scusate, io... No, Catalo, ci interessa. No, perché poi se vi dovessi parlare di quello che vive uno professionalmente, io adesso lo dico brevemente, perché sono occupato in un processo in cui ho a che fare col diritto penale della Santa Sede. Ecco, due giorni fa, soavemente, il Sommo Pontefice ha detto chiaramente che il processo nel quale io difendo un imputato è un processo che viene fatto a gente che deve essere condannata e che ha commesso fatti brutti. Lo ha detto il Papa, che in quello Stato rappresenta il potere legislativo e giudiziario, fa tutto lui, quindi lui si è formulato. E io non so neanche a chi rivolgermi. Adesso ragazzi, il diritto è una cosa seria, purtroppo viviamo tempi in cui sta prevalendo, e concludo con questo, un'idea pericolosa del diritto, per cui il diritto è tutto sommato, e Piggi lo sa perché è un vecchio garantista, in cui sostanzialmente stiamo tornando all'idea che beh sì, però le norme, il codice sono tutti orpelli, sono tutte cose che frenano una macchina che deve essere veloce. Io percepisco questo senso di insofferenza, questo senso di fastidio verso quello che sono le garanzie, i codici, le procedure, ed è a tutti i livelli. In questo senso la vicenda della Juventus è emblematica. È emblematica di che cosa? Perché la velocità del processo, ragionevole durata, questo è il termine, il processo è una cosa. La fretta è incompatibile con un senso minimo di giustizia. Quindi vi auguro, ragazzi, che ci ragionino su e poi che si trovino le vie di mezzo. Non si può aspettare 9 anni, forse però puoi aspettare almeno un rinvio a giudizio, una sentenza di primo grado, qualcosa del genere puoi aspettare prima di decidere. Avvocato Spallone, aspetta Cataldo, però devo salutarli, poi vai Figi, vai, devo salutarli. No, io volevo solo sapere una cosa, a proposito di De Coubertin, il fatto di voler dare alla difesa lealmente il diritto, quanti minuti ha avuto la Juventus per difendersi durante questo dibattimento farsa? Dopo 6 mesi di titoli di giornali quotidiani, quanti minuti ha avuto l'avvocato della Juventus per portare avanti le sue ragioni? Si sa? Guardi, io... Io credo attorno ai 15 minuti. Ma questa è la verità. Però avevano scritto, sai cosa ti dico? Avevano scritto tanto. Ma lo dico io velocemente, c'è un ultimo problema, sarebbe fondamentale ed è inaccettabile di questo genere di processi. Il fatto che si svolgano in camera di consiglio. Una delle caratteristiche del processo moderno, del processo dello Stato di diritto, è la pubblicità, cioè il fatto che chiunque voglia andare in un'aula a vedere come si svolge il processo lo può fare. Certo. Non si facciano in aule pubbliche aperte, che non sia possibile alla televisione far vedere come si svolge il processo. Questa è una cosa inaccettabile. Perché deve avvenire in camera di consiglio? Sentiamo al volo Giorgio, veramente la chiusura, Giorgio, e poi abbiamo qualche minuto per parlare di Juve noi. Giorgio, grazie, e Cataldo intanto già ti ringrazio. Giorgio, vai, sei mutato anche tu, Giorgio. Eccomi. Non essendo ovviamente nel collegio difensivo della Juve, non posso dire. Quello che posso dire è che qui adesso il prossimo, perché a questo punto, al di là delle considerazioni, molte delle quali sono da me condivise dell'avvocato Intrieri, davanti al collegio di garanzia, come in genere anche davanti ai precedenti organi di giustizia, il processo è sostanzialmente scritto. Nel senso che le difese si svolgono mediante atti scritti, mediante allegazione,
qui do un'informazione che forse può essere utile, davanti al collegio di garanzia si fa un ricorso, si deposita un ricorso, i controinteressati, chiamiamoli così, hanno tempo 10 giorni per depositare una prima memoria. Aspetta, saluto, scusami Giorgio, saluto Cataldo, grazie mille Cataldo. Mi dovete perdonare, vi devo lasciare, convivo di vado via anch'io. Grazie mille Cataldo, intanto ciao, vai Giorgio, vai pure a chiudere, ci interessa il tempo e il collegio di garanzia. Grazie. Esco subito. Le difese hanno possibilità di 10 giorni dopo il deposito del ricorso, che deve essere notificato anche ai controinteressati, oltre che alla Procura Generale dello Sport, e dopo depositato assieme ai documenti hanno 10 giorni per depositare una memoria di difensiva. E qui finisce l'attività delle difese per ora. Il collegio comunica l'udienza e 10 giorni prima di questa udienza tutte le parti hanno la possibilità di depositare una ulteriore memoria, che può essere evidentemente in risposta a quella degli altri, ma non possono per esempio depositare motivi nuovi perché inammissibili. Quindi tutto quello che la difesa del ricorrente ha da dire sostanzialmente, come un ricorso per Cassazione che ormai è noto anche in non addetti ai lavori, è diciamo regolato dal principio dell'autosufficienza. Uno deve dire tutto, più può aggiungere qualcosa nella memoria 10 giorni prima. Dopodiché c'è l'udienza, ma l'udienza poi sostanzialmente ecco, in genere quando vai in udienza questa è una cosa neanche molto gradevole, ti senti dire, parlo dell'avvocato, guardi, abbiamo già letto gli atti, allora magari qualche mio collega si riporta gli atti, io che non godo notoriamente di ottimo carattere dicono adesso gentilmente mi ascoltate e questo... se è il caso ripeto anche cose già dette. Un po' di noia poi non questo devo dire Giorgio ci capita, ora interessa poco i nostri, ma ci capita anche al TAR, che è molto scritto, arrivi e ti dicono sì avvocato l'abbiamo letto, se vuoi a me quella è una frase che non trova grande una benevola ricezione. Fateci fare il nostro lavoro, no? Poi sì, dopo, due minuti, ascoltateci 2 minuti. Giorgio, veramente ti ringrazio come sempre per la chiarezza. Tra te, professor Bava, avvocato Intrieri, abbiamo provato a farvi parlare il giusto, magari poi ci risentiremo bene. Grazie mille, Giorgio, davvero. Saluto tutti, arrivederci. Grazie. Grazie a Giorgio. Eccoci qua, allora, con Pigi Battista e Monica Sofì. Pigi, quanto me l'hai richiesta la presenza di Monica Sofì? Abbastanza, diciamo che l'ho posta come condizione. Sì, tu... esatto. Mi direbbero con 38 di febbre sono qua oggi, condizio sine qua non bisogna dire. Allora io vi propongo una cosa, propongo a tutti e due, intanto ho visto che la Juventus ha salutato oggi Enrico Zambrano, esatto, perché domani farà l'ultima telecronaca per la Juventus, non so esattamente il suo futuro ma lo sentiremo, però noi qui è una piccola tribunetta di community juventina e noi gli facciamo intanto un grande almeno io, poi Monica ci ha pure lavorato e ce lo dirà, grandi complimenti per quello che ha fatto, un grande bocca al lupo per il futuro, ma io ribadisco, per me Enrico Zambruno ha rappresentato perfettamente in telecronaca lo stile della Juventus, non attaccando mai gli avversari ma mostrando la passione per la Juve, che è quello che io sogno da un canale ufficiale della mia super squadra e società per cui tengo. Abbiamo questa fortuna di essere juventini con uno stile, una cosa, sperando che quelli vengano sempre rappresentati. Ecco, Enrico Zambruno per me lo ha sempre rappresentato, quindi gli mandiamo il più grande dei saluti e dire in bocca al lupo. Monica, vuoi salutarlo anche tu in qualche modo? Poi sta bene. Tra l'altro mi dispiace tantissimo, perché è un grandissimo professionista, una persona veramente straordinaria anche a livello umano. E mi dispiace, ma non capisco se è una scelta sua o la Juve che ha deciso di... Non so, glielo chiederemo, perché lui sicuramente fa tante cose, vedo che fa anche cronache a volte di campionati stranieri, fa scuole di telecronache, non lo so, ce lo diranno tutti e due, speriamo che Enrico venga a sto punto a nostro ospite. È uno che viaggia tanto, poi mi piace molto viaggiare. È uno che viaggia, lo so, ogni tanto ne parliamo infatti con lui, però questo è intanto il nostro saluto, l'abbiamo letto prima, poi lo faremo, magari sarebbe bello se invitarlo a Juventus, ora ci proviamo, mentre era lì era sempre molto impegnato e non riusciva, ora vediamo un po', ci annuncerà anche cosa farà lui. Pigi, allora io vi racconto questo, caro Pigi, qualche minuto vi chiedo, poi vi libero entrambi, però ha parlato Massimiliano Allegri e tra le cose incredibili ha detto questo: Chiesa si è allenato col gruppo, sta bene, probabilmente non partirà dall'inizio ma in corsa, Bonucci è molto importante, è capitano, ma la partita, entra per spaccare la partita, ma soprattutto, miei cari, io vi leggo questo, credo. Leggete qua cosa vi sto per mostrare.
Cari miei, Pogba sta bene, sarà convocato, capiremo se avremo la possibilità, se avremo la possibilità di fargli fare qualche minuto contro il Toro e giocherà. Le emozioni per scaldarsi come l'ultima volta. Le emozioni voglio vedere, ragazzi, le vostre emozioni. No, io mi sono già espressa. Poi ha detto anche con Pogba ci parlo come tutti, lui deve avere tutti gli stimoli, fare un bel finale di stagione, darci una mano, è un pezzo importante della nostra squadra e va bene, tutto il resto ha detto, Paredes sta giocando molto, partite più o meno. Vai. Che ti devo dire? Cioè, sono rassegnato a questa cosa, ogni volta entra, poi c'ha il problema del polpaccio, poi gli fa male il mignolo, poi gli fa male qui, insomma. Le unghie vernite. Felice, io ti devo dire una cosa. Lucone Monblano, intanto, Lucone Monblano. Ciao. Sono abbastanza triste per come andasse andando le cose, perché noi siamo secondi, nonostante dietro un Napoli che è assolutamente stellare, che insomma così, siamo secondi, ci hanno fottuto 15 punti, e a Roma c'è questa espressione che è rimortarci loro. No, vabbè, chiarissima, credo anche fuori dai nostri. Sottoscrivo comunque. Sembrava che la posizione della giustizia sportiva così. Però sono felicissimo, io non me l'aspettavo, sono felicissimo del fatto che dell'acquisto di Di Maria. Cioè, io penso che la partita dell'altra sera di Di Maria sia la prova che è un campione pazzesco, che mi domando perché nella prima parte della stagione lui si sia risparmiato così. Ora, diciamo, ma è fortunato. Fatto un po' perdonare, Pigi, si è fatto perdonare la prima parte di stagione perché insomma... Che lui su Chiesa lo vedo un po' arrancante, ovviamente, che ogni tanto si deve rifermare perché dopo un anno che è stato fermo, eccetera, eccetera. Su Pogba non ho nessuna speranza, nessuna. E vorrei essere smentito, naturalmente. Vorrei che tu un giorno dicessi, caro Zampini, vergognati perché hai detto che non hai più speranze, guarda Pogba che ha fatto una partita come quella di Di Maria contro il Nantes l'altra sera. Il problema è che pure io sono come te, quindi Massimo, scusami, volevo rispondere a chi stava correggendo Pigi dicendo che non si è risparmiato, ma si era rotto. No, volevo ricordare ai nostri amici che contro il Monza si è preso un bel cartellino rosso ed è rimasto in vacanza altre tre settimane. Rotto che ogni tanto c'avevo si vedeva questo movimento, io ormai è chiaro, il movimento a metà campo, toccarsi sulla coscia alta, diciamo la parte, diciamo linguine, e guardando, e quindi naturalmente tutti spaventati, esce fuori, cioè, ma non si è mai fatto niente di Maria, su, dai, non è... Non è vero, senti Pigi, mi dici il tuo parere, siccome è un po' che non ci sentiamo su queste questioni juventine, tu come sei del fronte dei disperati per Allegri, degli anti, dei meno male che c'è lui? Io sono un allegrista ultra, quindi appunto a proposito di... Ma, poi guarda, su Allegri, diciamo la verità, Allegri, le persone valgono per il loro curriculum, per il loro talento. Quanti scudetti ha fatto? 2 finali di Coppa dei Campioni, che probabilmente sarebbero state di Champions, scusate, io sono un po' vecchio, dico ancora Coppa dei Campioni. 3 se non ci fosse stato quel maledetto errore di Evra nell'ultimo minuto contro il Bayern, ve lo ricordate? No, guarda. Cioè, quindi io ho un palmo assolutamente pazzesco. Però l'ultimo anno e mezzo. Dobbiamo pensare che si è completamente bollito, però siamoci attenti a questa cosa che è proprio bollito, oppure dobbiamo pensare che probabilmente è una squadra su cui, che lui, insomma, non è a livello di quelle lì. Ma Pigi, il segnale di Luca quasi non era sul bollito di Allegri. Io non è che dico che uno debba stare a vita Allegri, per carità, ma anche la prima volta quando è andato via. Però una squadra come la Juventus, cioè non un'altra squadra come la Juventus, decidi di chiudere un ciclo con Allegri, benissimo, devi avere pronto il sostituto. Pronto. Tudor, no, lo so che lo vuoi, vuoi Igor Tudor, Pigi, dillo. No, io volevo Zidane, per esempio, tanto per dirtene uno. E ora chi vuoi? No, e allora ti tieni Allegri,
non prendi Sarri e poi fai un intervento. Ma ora per il futuro. No, ma tra l'altro, Gigi, tra l'altro siamo l'unica squadra a cambiare il mister dopo non so quanti anni di vittoria, incredibile. Dopo 5 scudetti di fila suoi e 8, poi cambiato Sarri. Che non riesce a portare a casa. Io sono per Allegri, poi tieni conto che la situazione della società, tanto bisogna vedere dove saremo noi il prossimo anno. Piccolo dettaglio, perché questi sono satanati, si è capito che stanno con i picconi, cioè non è che io mi fido appunto di qualcuno di questi. Cioè, sai che ci sta una versione la più pessimista di tutte, la sai qual è? No, dimmi chi te la dice dei nostri. Quella, no, non dico chi la dice, però la versione è che adesso ci leveranno, ci ridaranno, restituiranno i 15 punti, e poi ci mandano in B. E poi con la storia degli stipendi arriviamo in B con meno 14 di penalità. Va bello, mi piace. A proposito della cosa del 2006, poi mi taccio. No, sei qua per parlare. No, la cosa è questa. Guardate, noi non dobbiamo dimenticare che i nostri avvocati di allora, gestione Cobolli, Gigli, eccetera, eccetera, praticamente si rimisero alla clemenza della Corte, più o meno. Cioè, non ci mandate in C, no? Più o meno fu questa cosa. E diedero invece la B con quanti punti di penalità? Prima 30, poi 17, poi 9. 30, 17. Perché si calò fino a 9 punti, se non sbaglio? Si arriva a 8 punti. 9. Perché si chiese, fu un patto, per dire come funziona la giustizia, fu un patto, se voi non vi rivolgete più al TAR, voi passate a 8 punti di penalizzazione. È vero o non è vero questa cosa? Circa. Aia, circa. Dai, così è vera. Io invece spero che quest'anno... Che te sei fatto, Massimo? Dovevi andare agli Opus Medical, J Medical? Strani insetti, però tutto... Capito? Tutto a posto. Vabbè, speriamo di sbagliare. Pigi, dimmi questo però, da allegrista scatenato io dei 5 anni passati, però quest'anno e mezzo senza un brivido, senza un briciolo di... Cioè, uno non è che deve essersi rimbecillito. Qualcuno ha detto Allegri è uno splendido gestore di una super squadra, non è il miglior costruttore di una squadra che deve tornare a vincere. Non sarebbe un'offesa, ma vorrebbe dire un Allegri un po' più deludente nella seconda parte. Non mi pare offensivo. Va benissimo, va via Allegri. Dimmi l'alternativa. Se non c'è un'alternativa credibile, Allegri a vita. È inutile stare lì, ci sarebbe De Zerbi, se dobbiamo... Igor Tudor, lo vuoi o no? Gigi, sai qual è stata la risposta? Che i tifosi non lo volevano più, ed è stato cambiato per questo. Beh, ma è assurdo. Però ti giuro che... Ma l'avete visto il gol che ha preso ieri sera con l'Olympique Marsiglia contro il Paris Saint-Germain? Saint-Germain, non Saint-Germain, come dicono tutti. Saint Germain, Monica, diglielo a quelli che Paris Saint Germain, io dirò. Si dice Saint Germain. Saint Germain, in realtà è una specie di A. Ah, allora, okay. Allora, te vai a fidare? Non ti possiamo fidare di prendere uno? Non possiamo fidare. Quello qui. No, aspetta, Pigi, ti sento male perché purtroppo con l'audio di Luca copre. Ecco, grazie Luca. Voglio sapere, ci possiamo fidare di un altro nome? Dove è andato Zampini? È andato a fare la spia? Fidiamo con gli insetti che ci sono a Roma. All'ospedale. Alla Juventus, al J Medical. Esatto. Direttamente a una fascia. Allora, ci possiamo fidare di un allenatore? Non so, teniamoci Allegri, sarà l'usato. No, ma a parte che adesso non possiamo neanche permetterci di cambiarlo, Pigi, cioè, forse non abbiamo capito in che stato economico stiamo versando. Quindi... Sono tra voi, ragazzi, ho vinto io, facile. Però la Juve poi, dopo quell'inizio disastroso, sempre con Allegri, ha fatto 8 partite consecutive, se non sbaglio. Però diccelo, Pigi, ti piace questa Juve? Dicci la verità, ti sta piacendo questa Juve? No. Non mi piace da 4 anni, però, non mi piace né quella di Sarri, né quella di Pirlo. E mi piaceva quella di Allegri nell'anno in cui è stato cacciato via, quando abbiamo fatto la remontata contro l'Atletico Madrid 0-3, non so se ve la ricordate, l'unica partita in cui Ronaldo è stato veramente, diciamo così, a livello... Era stagione 18-19, Pigi?
con l'Ajax abbiamo perduto, perché fu cacciato praticamente dopo l'uscita con l'Ajax, secondo me, diciamo, non era sufficiente. Ma poi ti ripeto, avevamo un'alternativa, Zidane, Conte, Guardiola, tutti i nomi, c'erano quelle cose, perché si cambia, ogni tanto si cambia, ma se tu cambi per prendere Sarri, no. Senti Pigi, dite a Pierluigi, dice Ale Chinea, che non è un allegrista, dite a Pierluigi che abbiamo perso 5-1 a Napoli e siamo usciti dalla Champions facendo 3 punti e perdendo ad Haifa. Quest'anno. Anche Conte andammo via con la Champions perdendo col Galatasaray sotto la neve. Però Europa League e perdemmo in semifinale contro il Benfica. Allora, diciamola tutta. Cioè, è scatenato. Pigi, qual è il tuo pensiero finale su Andrea Agnelli questi 9, 10, 11 anni? Cioè, è leggendario oppure il finale ti fa cambiare opinione definitivamente? Adesso voglio dire... No, io poi non voglio dire cose sgradevoli. No, quello che pensi. La storia della Juventus di questi 10 anni è divisa in 2 storie, in 2 pezzi storici, in 2 blocchi storici. Spesso lo si fa negli studi, nelle cose di storia. C'è una storia che è la storia che va, diciamo, all'uscita di Marotta. E poi dopo l'uscita di Marotta un'altra storia. Non voglio stare a giudicare, adesso non mi va. Ma quelle... sono cambiate molte cose e ha coinciso poi con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e, diciamo, economicamente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e, secondo me, col fatto, sulla ragione stessa per cui è stato scelto Cristiano Ronaldo, perché noi avevamo già vinto 8 scudetti consecutivi, se non sbaglio. Sì, 7, poi lui vince l'ottavo. Non credo che tu prendi Cristiano Ronaldo per vincere l'ottavo, perché dopo tu prendi Cristiano Ronaldo perché hai in mente la Champions. Con Ronaldo siamo usciti una volta ai quarti di finale, 2 volte con gli ottavi di finale. Quindi, diciamo, questa seconda parte, dove non c'era più Marotta, ripeto, è una parte di declino molto forte. Detto questo, viva la faccia! Io conosco un ragazzino di 15 anni, di 16 anni, juventino, che è cresciuto con 9 scudetti consecutivi, ma beato lui! No, c'è un cane juventino che in questo momento... Dici, chi è il tuo idolo? Chi ti piace di più di questa Juve? Su Vlahovic, Chiesa, o i ragazzi, Fagioli, Miretti? Fagioli mi piace moltissimo. Fagioli mi sembra veramente forte. E Miretti bisogna, insomma, è un po' discontinuo, però è forte, ma si capisce che è forte. E poi sono quando Di Maria si è levato l'infradito e si è messo dei scarpini da calcio, è pazzesco. Cioè, è pazzesco. Cioè, lui non è solo i gol che fa, gli assist che fa, ma è lui praticamente prende in mano la squadra. Dice, che ruolo gioca Di Maria? Gioca nel senso che fa gioco, fa giocare gli altri. E devo dirti, se posso, l'ultima cosa, lasciando perdere Pogba, io sono un po', diciamo, invece un po' scettico sulle prestazioni di Vlahovic, perché che è fortissimo e che teme e che sarà sempre più forte e che se lo terrà, temo che terrà, però deve aggiustarsi qualcosa, cioè lui la palla se la deve andare anche un po' a prendere, lui non può. Ma resta o se ne va Pigi? Ho visto che ci sono almeno 2 squadre, Barcellona, che se lo contendono, io spero proprio di no, naturalmente, quindi, perché è forte, c'ha ragione Massimo, però deve fare qualcosa, cioè è un po' illuso. Ecco, per me Vlahovic è quello della Salernitana, gli ultimi anni non ha toccato palla, capito? E non gliela passano, ma come non gliela passano? Devi anche costruire, cioè Osimhen fa un gol contro la Roma, lo costruisce lui quel gol, insomma, voglio dire, non è che c'è anche i Vlahovic della Fiorentina, ogni tanto io l'ho detto, anche i Vlahovic della Fiorentina a volte faceva 50 metri di campo, 1 contro 2 sparava sotto la traversa. E poi bisogna insegnargli la regola del fuorigioco, di solito quello Morata ci ha fatto disperare pure Morata, ma a lui bisogna, lui però è più giovane, ha più fuorigioco che gol. Insegniamogli la regola del fuorigioco, non correre subito in quel modo lì, correre più piano, guardati vicino, capito? Pigi, Szczęsny o Perin? Perin. Ah, sì. Perin.
Io sono uno scesniano, ovviamente noi grande. Poi dobbiamo prendere due terzini veri, forti. Ho visto che non capisco perché non è arrivato Cambiaso, che ci gioca meravigliosamente bene. Arriverà a maggio, a giugno. L'altro giorno con l'Inter ha fatto un partitone, l'altro giorno, ieri, sì, ha fatto un partitone, ad averci poi un altro terzino. E poi, ecco, secondo me l'errore di Allegri è che lui ha voluto molto Paredes, che secondo me, boh, non lo so, voi vi piace? No, non sta andando benissimo. Monica, ma Di Maria... voglio dire, Paredes non è che sia una cosa sconosciuta. Beh, però in Argentina... Nell'Argentina, ma anche prima, nella Roma, è un po' meglio di questa roba che stiamo vedendo qua, anche meno svogliato, meno... Però se rimane può intercedere su Di Maria. No, non rimane, costa un sacco di soldi poi. Ma pigliamoci Rovella dal Monza, è nostro, è fortissimo, molto più forte di Paredes. Ecco, questa è andata, diciamo così, che nella sfiga siamo riusciti a trovare... Fagioli probabilmente non avrebbe, e questo è l'errore che fa sempre Allegri, eh? Cioè lui non si fida mai dei giovani, insomma vuole andare pure lui sul sicuro, e lì invece ha buttato poi questo Ealing. A me piace tantissimo Ealing, mi piace Ealing. Ah, Ealing, io ero a Lisbona a vedere la follia. No, ancora devo capire se è forte o no, però mi piace tantissimo. Succedono le cose, ecco. Finisco con questa cosa. Io ho qualche pensierino su un eventuale scambio di Ken con qualcuno. Non... Deve dire chi scambia. Tipo. Chi scambia chi per Ken? Intanto aspetta, a chi Pigi, non Pigi Battista, Pigi 73 continua a dire della remontata a Madrid, che era, ma lui non dice la remontata a Madrid, Pigi ha citato la remontata contro l'Atletico Madrid. Anche quella non è mica male. Anche quella non era male, ma quella con l'Atletico dell'ultimo anno. Con quello rigore, che se ci fosse stato il come si chiama, il VAR, probabilmente non... No, il VAR non lo leva mai quel rigore, perché il contatto c'è, l'arbitro l'ha visto e lo dai. Ma tu Spinazzola l'avresti ceduto? No, Spinazzola, ecco questa per esempio, ma l'avete visto che cos'è Spinazzola? Ma come fai a prendere... Ricordi sotto chi era la gestione? Come? Ti ricordi sotto chi era la gestione quell'anno? Ce l'ha di Parcella con Paratici, ce l'ha. Monica, ce l'ha con Paratici. Ho detto, c'è un prima Maradona. Ha fatto più danni della grandine, ragazzi. Ha fatto più danni della grandine. Fare polemico, per carità di Dio. Io siamo tutti dalla stessa parte. Certo, quando il Tottenham perde non godo, però insomma... ma Arthur che fine ha fatto? Arthur torna, non ti preoccupare che torna a giugno, perché sta a Liverpool ma non ha mai giocato praticamente un minuto, sempre rotto. Sempre così, ma insomma. No, poi Cuadrado è arrivato, Pigi. Cuadrado purtroppo non c'è più. Però Cuadrado ci ha dato un sacco di soddisfazione. Mamma mia, sono d'accordo. Ci ha dato, se tu fai una quadradeide, un giorno qualcuno lo farà una quadradeide. Bello. Se ci fosse una Juve TV con Monica Somma, dirigente. Addirittura. Però, cioè, per abbonamento, sarebbe meraviglioso. Possibile che non c'è. Una trasmissione sarebbe la quadradeide. Cioè, una grande cosa su quello che ha fatto Cuadrado, il gol, che ti ricordi? Uno l'abbiamo visto insieme a casa tua. Come no? Una partita che era il Lione. Forse il Lione, forse lo 0-1 a Lione dopo... Non mi ricordo se era quello. Può darsi, non so, può darsi. Sì, comunque, sì. Ha fatto una ricorda. E adesso... Come dire? Ma Luca Monblano dove è? Luca Monblano, poveraccio, era in giro. Ora però... Quando torna in macchina, lui si è mutato, quando torna in macchina non si può mostrare, però ora dai, Pigi intanto. Monica, anche tutto questo, perché, però dica anche lei, Perin, Szczęsny, fagliela a lei questa. Ma Monica ce l'ho spesso qua, cioè, spesso no. No, io Perin tutta la vita, ragazzi, ma poi Perin è veramente un grandissimo professionista, l'ho anche detto io, vengo ad allenarmi, anche se so che non sarò io titolare, ma mi alleno con me se la partita la dovessi giocare io. E questa cosa qua ti fa capire quanto... Veramente Massimo Zampini e da Monica Somma, qual è allo stato attuale delle cose, con le attuali forze, quale secondo voi la squadra ideale, la formazione da mettere in campo da qui alla fine di questa stagione? Ma però realistica. Allora, Deciglio.
Dirò bene, portiere. No, ma lei sveglia, lei Perin. Cosa? Il portiere Perin. Ah. Poi De Sciglio. Non hai capito, lei parla. Demer. Danilo. Demer, Danilo sono la coppia. Se piace mettiamo Sandro. Sandro ti piace? Danilo. A sinistra Alessandro? Sì, quattro difensori. Poi allora mettiamo, cosa metti? Tre centrocampisti? Mettiamo quattro. Che metti? Locatelli, Rabiot. 4-3-3? Fagioli, sì, 4-3-3. Abbiamo 4-3-3. Tre centrocampisti, allora, Locatelli, Rabiot. Sceglietene tre tra Locatelli, Rabiot, Miretti, Fagioli, Pogba, Paredes. Tre. Vabbè, gli ultimi due faccio finta che tu non l'abbia detti. Poi scusami, e lì davanti a chi rinuncia? Kostic là davanti, di Maria a destra, Chiesa a sinistra e Vlahovic al centro, e Kostic primo cambio e Quadrado primo cambio di là, e che ne so, questo sarebbe a centrocampo Rabiot, Locatelli e Fagioli. E Locatelli, ecco, Rabiot, Fagioli e Locatelli, diciamo. Va bene, dai, okay. Io onestamente preferisco Quadrado a De Sciglio. Sì, grazie, non sei l'unico qua, mi sa, però con tutto l'amore. Avete chiesto la mia, non ho cercato di indovinare la vostra, scusate. Ma Illing, per esempio, non può giocare al posto di Alexandre. È un altro che gioca a sinistra tipo Kostic. Ma Kostic pure sa difendere. Sì, Kostic molto bravo, ha fatto comunque 1000 assist, veramente, fa 200 cose utili a partita Kostic, pure onestamente. Vero. Ma Ponce non è per domani la formazione. Pigi ha chiesto quale sarebbe la formazione ideale. Sarebbe questa l'ideale, un 3-4-2-1, dice Zoran Ban. Danilo, Bremer, Sandro. Poi Quadrado a destra. Poi Fagioli, Pogba e Kostic. Quindi 3-4-2-1. Quadrado, Fagioli, Pogba e Kostic. Bene, se fosse senza il campionato mondiale, senza così, con Di Maria e Pogba. Dall'inizio era un'altra partita, era un'altra, voi ce l'avete con Allegri, ma era un'altra squadra, eh. Lo so, però Pigi, sai che c'è, che ci ha fregato Pogba, Di Maria, cioè riesco anche a diciamo così a superare il lutto per l'uscita di Dybala, che come sai hai ragione, però quando tutto ok, io sono con te su tante cose, la chat lo sa, poi quando però vai ad Haifa e fai schifo, quando vai a Monza e fai schifo, quando vai in campi così non me ne frega di Pogba, c'è qualcosa in più voglio vedere in certi campi, certo, hai ragione. Comunque, PG, siccome ti avevo chiesto fino alle 3:15, sono le 3:40, lo so che è grazie a Monica che sono riuscito a fare questo. No, volevo parlare di Pogba. Ma vuoi continuare? Siamo qui, noi? No, adesso devo andare veramente, mi stanno aspettando. Lucone, vuoi salutare PG? Lucone, aspettiamo se si toglie Luca, saluta PG e digli qualcosa anche tu. Ma io non posso che salutare dando la probabile formazione del derby e comunicando un paio di questioni di contorno. Il contorno è che era prevista, ed è prevista, o meglio era, mi correggo, prevista allerta meteo qua a Torino per le giornate di lunedì e martedì, è iniziato a nevicare domenica notte, è nevicato fino a questa mattina, ma poi è cambiato un po' il tempo, domani si gioca comunque intorno ai zero gradi, quindi una situazione più vicina climaticamente a quella di Nantes, niente pericolo neve, anche se Torino è tutta imbiancata, dal lato Juve si va verso il 3-5, chiamiamolo 1-1, ma con un tasso di... Un tasso di aggressione che dovrebbe compensare il fatto che Di Maria comunque giocherà a tutto campo, come piace a lui, veramente libero e scevro da cercarsi le linee di ricezione come ha fatto a Nantes. A col Toro troverà sempre un uomo alle calcagna, a Nantes non aveva questo tipo di contesto. Szczęsny tra i pali, si va con la difesa ovviamente Danilo, Bremer, Alessandro. A destra dovrebbe toccare a Juan Cuadrado dal primo minuto per avere un po' di fase offensiva anche a destra. Kostic è una garanzia a sinistra. In mezzo Paredes, ma è stato fatto anche un test per ovviare a un Paredes fantasma, con Fagioli che a gara in corso potrebbe anche stringersi a fare, diciamo, il vertice basso. Giocherà lui però da mezza destra, ovviamente Rabiot mezza sinistra, Di Maria e Dusan Vlahovic. Per Pogba, su questo ho cercato di prendere informazioni, quale tipo di test tattico, qualora dovesse miracolosamente entrare e rompere anche psicologicamente questa maledizione, è stato provato centro-sinistra con Rabiot mezzo-destro,
Quindi, se immaginiamo un centrocampo senza Paredes, vuoi perché lo lasciamo in panchina dopo il primo tempo, come è già accaduto, vuoi perché Allegri magari all'ultimo momento cambia idea, e Rabiot centrodestra, Fagioli in mezzo, ovviamente però Pogba sappiamo non avere più di 20 minuti sparati nelle gambe, e sul mezzo, sul centro-sinistra. Era uscita anche un'ipotesi di test per Bonucci da vertice basso di centrocampo, ma per varie situazioni anche lui è molto indietro fisicamente. Ma vi manca? Addirittura Leo è più indietro di Pogba, come a livello di recupero fisico. Quindi questo è un po' l'assetto con cui affrontare il Toro, cercando Pigi di attaccarlo anche sui fianchi con Cuadrado e Kostic, e poi con la verve di Di Maria e un Vlahovic che sinceramente deve riuscire a lavorare con i compagni e non a perdersi con i suoi fantasmi là davanti. Chiesa, ti manca Bonucci? Come? Ti manca? No, lo dicevo a Pigi se gli mancava Bonucci o meno. Bonucci, grazie. Sì, mi manca, ma perché, ma che cosa c'ha esattamente? Perché è così grave Bonucci? È entrato in campo? No, no. Ti vediamo, Luca, ti vediamo, lo sai. Ok, di grave dicevo non c'è più nulla, anche se lui ha avuto un paio di recidive. Il punto è proprio il recupero atletico, cioè lui mi è stato segnalato più indietro, e mi pare che Allegri, io l'ho ascoltato oggi, Allegri lo ha detto a chiare lettere, Leo è molto indietro, che vuol dire che se deve darti una mano negli ultimi 10, secondo me è l'ultima stagione di Bonucci questa? Luca, dicelo tu. Secondo me sì, però il contratto non dice questo. Il contratto va ancora un anno, ma secondo me è plausibile che possa esserlo, anche se, visto che tu sei un allegriano di quelli convinti, un'eventuale prosecuzione dell'esperienza Allegri, che voglia partire anche da alcuni capisaldi d'esperienza, secondo me Allegri non è quello che butta a mare Bonucci. Una Juve un po' rinfrescata e rivoluzionata, secondo me con Bonucci un ragionamento lo farebbe, detto che ovviamente il contratto prevede il fatto che lui possa rimanere ancora un anno, ma secondo me è plausibile immaginare una Juve senza Bonucci, anche perché Bonucci, se vuole continuare a giocare, ha delle richieste anche dall'estero molto molto interessanti. Ovviamente parliamo di campionati tipo l'MLS, eccetera, eccetera. Ma ce la fa a giocare? Il problema è quello. I dati degli ultimi 9-10 mesi sono contrastanti, ovviamente, in questo senso. Invece Milik? Milik è ancora, se va bene, lo vediamo contro la Sampdoria, secondo me. Aspetta, anche... con te, aiutaci. No, ma allora, oggi Allegri ha detto dopo la sosta. Dopo la sosta? Quindi a fine marzo? Sì. L'ha buttata là. Però questa cosa mi ha un po' spaventato tra virgolette, però devo dire che noi avevamo un range di 10-15 giorni come informazioni, però questa mattina Milik è andato a fare una visita di controllo, del quale sicuramente Allegri ne sa più di noi, anche ovviamente mi ha un attimo spaventato. Io oggi l'ho visto uscire, l'ho visto uscire, è uscito con quelli che hanno lavorato in palestra, tipo Locatelli, eccetera, quindi sicuramente, diciamo, non è stato fermato dai controlli, ma forse ad Allegri gli hanno messo nell'orecchio di andarci cauto. Mannaggia, che brutta notizia. Luca, ci dici di... Qualcuno chiede di Miretti, ma ci interessa soprattutto Chiesa. Per domani cosa fa la panca e forse entra? Ma allora, io di Miretti... Miretti Allegri ha detto che dovrebbe essere convocato domenica prossima per l'Olimpico. Per quanto riguarda Chiesa, rimetto anche qua, metto davanti le parole di Allegri, che ha detto chiaramente non può partire titolare, però ha un buon minutaggio da sparare come cartuccia ripresa, metà ripresa. Ci va cautela con Chiesa, lo ha detto Allegri, perché si sono un po' tutti spaventati. Lui ha iniziato a zoppicare Juve Fiorentina, ci ha giocato sopra un po' quell'infortunio, sembrava una roba di poco conto, è stato fermo 6 giorni senza lavorare in campo, quindi domani è una freccia che abbiamo,
non partirà titolare. Io domani credo che, salvo risvolti veramente clamorosi della partita, ci sia un piano che preveda sia Chiesa che Pogba per l'ultimo spezzone. Mi è chiaro, dai. Allora Luca, lo diciamo intanto noi che alle 18.38 ci vedremo. Intanto Pigi, veramente, grazie infinite, un'ora e mezzo con noi di dibattito, ogni tanto torna a trovarci. Pigi, anche quando è che torni? Quando è che torni, Pigi? Una mezz'oretta. Sì, appena torna Pogba ritorno. Ecco. No, ma noi ci abbiamo un sacco di cose, perché poi, cioè, adesso si entra, guardate, lo dico sinceramente, il campionato, sì, certo, però noi tra l'Europa League e noi ci abbiamo la Coppa Italia, quando è che ai primi di aprile abbiamo la semifinale con l'Inter? 4 aprile. Il primo, e a due, andate e ritorno, no? Sì, andate e ritorno. Quindi Pasqua, più o meno il periodo pasquale. E poi in teoria ho visto le finali sono una il 26 maggio. Ah, tu stai ragionando sulle nostre due finali, cioè di Coppa Italia e di Europa. Le nostre. No! Il 26 maggio, però l'ho viste, e poi il 31 maggio a Budapest. Cioè siamo passati per miracolo col Nantes ai sedicesimi finale, tu sei andato a guardarti. Adesso siamo agli ottavi e giochiamo col Friburgo, che è quinta in classifica tutti nella Bundesliga. Tutti là, Monica, ci si vede tutti là per un altro grande trionfo. Va bene. Lo che vuol dire, se titolo olimpico, cioè la Roma, con chi giochiamo? Lazio o Roma? No, domenica c'è Roma-Juve. Ci andiamo, Massimo? Ma io a vedere la Roma allo stadio, con la, cioè la Juve stadio, la Roma... È un ma po' invece, che vai! No, preferisco... no, ma questi sono barbari, non so se... No, guarda, quindi se non fossi a lavorare a Sky, verrei io con te. Questi sono barbari. Questi. Dai, vieni, su. Andiamo. La pura Sky la domenica. Se volete vi do anche la probabile del Torino. Vai, dai. Mi interessa, sincero. Ma perché no? Vabbè, ovviamente Milinkovic tra i pali, quello, Milinkovic quello buono tra i pali. Attenzione però, attenzione, perché c'è un giallo, un po' di caos a Torino, perché sabato notte è stato pizzicato alle 3 di mattina, sfumacchiare al pick up, hanno circolato foto qua a Torino, parlo nei media locali, e si è creato un po' di bagarra, i tifosi un po' incavolati con Milinkovic Savic, parlo ovviamente di Vagna, il portiere. E poi tra difesa Gigi, Scurs, e dovrebbe partire Rodriguez, e non Buongiorno sulla sinistra, a destra Singo di sicuro, non altre scelte. Forte questo. Forte, ma è in una forte, ma in un anno è dentro un'annata un po' controversa. Juric sembrava poter fare veramente il salto di qualità con Juric, perché Juric, tra l'altro, sugli esterni a tutta fascia, riesce veramente un po' gasperiniano a tirar fuori veramente un salto di qualità incredibile. Lui si è un po' bloccato, ha fatto gol ultimamente, ma non è lo stesso Singo degli anni passati. Vediamo, è un giocatore comunque che andrà in scadenza tra un anno, la Juve in passato si era anche interessata. A sinistra Vojvoda, l'alternativa è Rodriguez, a sinistra con Buongiorno dietro, ma pare meno accreditata. Ricci dovrebbe rientrare dopo quasi due mesi praticamente, in coppia con Ilic, che però sono entrambi non al meglio. Il primo cambio è Linetti, se Juric cambia, davanti Caramò, che dovrebbe agire sul centro-sinistra, Miranchuk sul centro-destra e Sanabria centravanti. Segnalo che, come sapete, la tifoseria organizzata del Torino ha già annunciato di non prendere parte per protesta contro loro stessi, credo, alla trasferta in quel dello stadium, ma nel settore ospiti comunque non sarà deserto, perché parecchi tifosi, magari non ci sarà il pienone, ma parecchi tifosi del Torino non legati a tifoseria organizzata, ma i club invece parteciperanno alla super trasferta in corso Grosseto. Ecco. Ok, vabbè. Senti ragazzi, grazie di tutto, miei cari. Grazie a voi, scusate, mi sono trattenuto più a lungo. No, al contrario, tanti hanno detto che grande Battista che non se voleva più andare, che il sogno è stato, ma aveva detto guarda sto un'oretta, non di più, così e cos'ha, quindi invece è veramente un piacere, ma te l'ho detto altre volte, vieni, mi dici guarda sto pure mezz'ora, 25 minuti quando c'è Monica, e noi ti facciamo stare anche mezz'oretta, non è che si debba stare un'ora e mezzo ogni volta.
tutta. Quindi... Ma oggi ho letto su Twitter uno dice: ma perché Monica, insomma, mai di sabato? Chi è che... Sì, no, no, sai perché? Perché ogni tanto questo era Salvatore Cozzolino che viene il nostro ospite spesso il sabato e ha detto: ma perché a me con i brutti ceffi? Mentre Gigi Battista c'ha Monica Somma, che lo so, lo so, va così, ragazzi. Purtroppo la vita è così. Bene. Perché Zampini in realtà mi usa per Crociani, mi usa per Battista. Esatto, io una serie di ospiti. In realtà non gli interessa niente avermi qua, capisci? Io mi gioco la carta Monica, come la carta Mandragora, la carta Ronaldo, la carta Monica. Guarda, io no, no, non ho mai scommesso in vita mia, ma da quando c'è Monica Somma che parla di scommesse, ti sei rovinato. Spero di farti vincere qualcosa. Allora. Ti sei rovinato, esatto. Il primo tempo, over al primo tempo di Twente Groningen. E poi va a una velocità pazzesca. Ma perché? Perché purtroppo abbiamo quei 90 secondi e non posso sforare, devo viaggiare. Va bene. A volte ciao. Non mi capisco neanche io, PG, a volte non mi capisco neanche io. Parlo, ma non mi capisco. Monica, devi andare anche tu? No, a parte che anche Luca purtroppo mi sta per salutare. Ma devo andare, veramente. A parte che penso di avere una febbre altissima in questo momento. PG, prima... ciao allora. PG, veramente grazie. Grazie, grazie. Quando Pogba correrà tutto il tempo a bordo campo e poi ritorna così, sarà un momento di grande felicità. Ci ritroveremo quel giorno, Pigi, ci ritroveremo quel giorno. Ti diremo vergognati, Pigi, vergognati, no, non ci avevi creduto. Domani sera sono accetto scommesse, corsetta, Pigi, vabbè, vatti a risedere, va. Ormai parla solo, parla solo di scommesse da quando Monica si occupa di... Ciao, Pigi, grazie davvero per Luigi Battista, lo leggiamo su affinta un po' sui social ovunque. Ciao, Pigi, grazie. Eccoci qua tra noi, Monica. Quindi mi hai detto, ho 38 di febbre, mi hai detto. Mamma, è un disastro. Io invece ho 38 minuti. Oggi 38 vi aspetto. 38 minuti alle 18:38, lo ricordiamo, esatto. Oggi con Luca, non so chi altro abbia in mente di chiamarci. Andiamo un po' verso il derby, un po' tutti questi casini, tanto non ci si annoia, diciamo, no? Quindi è il format della chat, della community, di sondaggi, di cavolate, di follie. E in Monica Somma we trust, dicono in tanti. No. Sì. È soltanto in Zampini. Mi è piaciuto l'epoca del Covid. Come l'hai rivisto, Pigi? Bene, Monica. Bello, perché un'ora e mezzo mi aveva detto: ora vengo, ma è tanto. Abbiamo fatto un test stamattina, non so, era stato un'ora e mezzo, connessione perfetta, e ha sentito mezz'ora gli avvocati. Cose, no. Pigi è fantastico, veramente. Beh, molto divertente, dai, grande PG Battista. Giornalista, grande, sì. Ah, no, certo, uno dei più importanti giornalisti italiani, al di là di come la si pensi o meno di questi ultimi decenni. Caro Luca, che dici tu? Che altro ci dici? Hai dato proprio davvero... No, tutto il resto te lo dico dopo. Ma c'è qualcosina, c'è qualche notizietta per dopo? Non ora, dico per dopo. In chiave derby? Ti chiedo, hai qualche notizietta? Sempre. Qualche sfizietto per dopo, sai? Sì. Anche se, come sai, e sanno tutti gli amici che ci seguono, soprattutto di lunedì la scaletta del 18:38 è figlia loro, ecco, quindi noi ci atterremo, anche se poi partiamo per la tangente a volte, ma la scaletta la fanno loro. Parleremo sì. Anche di Agnelli, caro Mauro, ma vi ricordo che oggi l'avvocato Intrieri, lo potete sentire, ora la ricarichiamo peraltro anche su YouTube, e salutiamo chi ci sta guardando lì, mettete il like, seguiteci, commenti, noi vediamo sempre anche quello, oltre poi ad abbonarvi su Twitch per chi ci guarda in diretta, non vede pubblicità e tanti altri vantaggi. Ma di Agnelli vi ricordo che l'avvocato Intrieri nel suo primo intervento, che è circa una quarantina dopo l'inizio della trasmissione, una quarantina di minuti, sostiene che sia un tema importante, anche quello di Agnelli, la Superlega, anche riferimento ai giudizi sulla Juve, e spiega perché a suo parere, non gli abbiamo neanche chiesto, è stata lucida l'intervista di Agnelli, che rappresenta un po' la situazione di questo calcio in modo molto interessante, quindi ne abbiamo parlato in quel senso, ma magari poi alle 6:30 ci torniamo anche con qualche analisi nostra su quelle parole, sulle reazioni. Stasera c'è Juventus, Luca? Sì, 22:30. Quindi 18:38 noi, 22:30 Juventus, domani. Tra l'altro credo che il vero aperitivo tecnico-tattico per la gara di domani sia con mister Francesco questa sera. Vi invito anche a recuperare, qui su Twitch è ancora possibile, tra l'altro, il secondo segmento di venerdì scorso del bar di mister Gatta, in cui sono intervenuti un paio di altri allenatori qua delle categorie Piemonte, che però hanno a cuore il Torino e quindi hanno raccontato le peculiarità del Torino di Juric. È venuto a trovarci anche l'ex direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, che è uno storico anche amico di mister Gatta, quindi è stato un bel pre-derby già, lo potete recuperare. Invece, se volete recuperare
l'analisi tattica Nantes in chiave derby è su YouTube, ma ripeto, il vero aperitivo, quindi portate lo spritz e tutto, già questa sera con mister Zenzola e Juventibo, quindi noi 18:38 la prenderemo un po' più larga, secondo me, non andremo proprio sul derby, a meno che non ci siano, ragazzi, dell'ultima ora clamorosa rispetto allo scheletro partita che vi ho raccontato poco fa. Ultimissimi abbonati, Armando Turtoro dice: Monica, sono la tua tachipirina. Magari. Feel the pain, Cash 90, salutiamolo, ci manda spesso spunti. Marto Bello 83, Barone 57, Smilla 64, 4 mesi. Questi piacciono a Luca, quelli che hanno pochi mesi piacciono molto, sono quelli che stanno rimanendo e si stanno affezionando. Patos 83, Evans, ci sarà l'appuntamento oggi pomeriggio? Yes. E ben Luca, cosa ne sai invece di Zambruno? Scusami, perché vedo che continuano a scrivere Zambruno, abbiamo già salutato comunque, ragazzi, forse abbiamo già salutato. Ora ci dice Luca, Barry 95, La Pigna di Montero, Carlo DT1, Modi 316, Il Liquore di Binks, Rino Frank, vabbè, tanti amici. Vai, Luca, Zambruno cosa farà? Mi sa che è in quella televisione forse dove sta, quant'è? Aspetta, No, sì. È voltato all'altra, tra l'altro. Lo so, però tanto io stavo cercando di incontrare la luce, ma... Aia, è abbastanza alta. Eccolo. Ma quello è per le misurazioni interne? Cosa intendi, scusami? No, che io vedo... Cosa sta dicendo? No, perché a casa mia c'è una diatriba incredibile con questi qua elettronici che girano, ormai puntano queste corde come se fossero delle pistole, ma non funzionano. Io dico sempre, dovete usare gli strumenti tradizionali, che quelli sono infallibili. Esatto. Ti è uscita male. Sì, è un po' strana, non l'ho capita neanche io, però. No, perché quelli sono affidabili. Tutto il resto è fuffa, ma lo sanno tutti. Malissimo, Luca. Adesso sai cosa faranno? Riprenderanno questo momento e diventerà un meme. L'aria di clip qua, era partita diventerà un meme, ragazzi. Ma scusate, in ogni famiglia qua siamo in una famiglia, possiamo dire che il gelo, cioè io e Zampini non sapevamo che rispondere. Non sapevo come uscirne. Ma io sereno vi ho detto tutta la mia ingenuità. La purezza. È partita la puntata con professori e avvocati in punta di diritto, è finita con Luca combattute da caserma. No, a proposito di Enrico, io non ero a conoscenza ovviamente di questa chiamata, grossa novità, no? Che evidentemente lo riguardo, un momento comunque storico a suo modo. Gli ho mandato un messaggio, insomma, una voce non qualunque per un ciclo non qualunque, così gli ho scritto. Quindi un grande abbraccio ovviamente anche per il suo futuro, che sicuramente nella sua testa è ben chiaro, ecco. Quindi insomma, io l'ho sempre visto all'opera, quando l'ho visto all'opera, soprattutto a Vinovo, per quanto mi riguarda, ho sempre visto, a parte un super professionista, anche veramente un super appassionato. Cioè, ma appassionato, devo dire, ragazzi, di Juve, ma di calcio. Con lui non riuscivi a prendere un caffè parlando, non riuscivi, si parlava di calcio, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta quando si è collaborato su alcune cose, ma anche nei momenti fuori vedevi che comunque parliamo mi correggo, non solo un amante di calcio, è un appassionato di calcio, ma appassionato di sport. Di sport, sì, di sport. Ti volevo correggere, ma Zambruno segue lo sport a 360 gradi, conosce tutto. E ricordiamolo a tutti, è vivo e sta bene. E farà altre... No, perché Luca ne parla. Certo. Però quella sua chiosa su quel ciclo è bella, una voce, una persona, non banale. Però onestamente ci sono rimasta un po' male quando ho visto che sul sito della Juve hanno pubblicato questa cosa qua, perché a me quando me ne sono andata... Hai rosicato. Non importa, io però faccio parte del libro nel 2016-17, mi sa. Presenti il libro storico della Juve, l'annuale. Talvolta vi scrivevo anche io, proprio con Luigi Battista, talvolta vi scrivevo anche io, quindi l'annuale finale, la Juventus che era diventato... No, Enrico, veramente lo salutiamo, ma veramente, esatto, sembra il coccodrillo, no, cioè sta benissimo e avrà sicuramente un sacco di idee professionali, però lo abbiamo... Oggi si è preso l'applauso della sala stampa, la sala stampa, perché Allegri, prima domanda, tocca Enrico fa una domanda molto classic
sul senso, diciamo, di questo derby in questo momento, e Allegri dice: no, aspetta, prima di risponderti c'è una cosa importante da dire. Oh, grazie. Bello. Allegri ha detto grazie per questi, per queste 13 anni che hai fatto con la Juventus, oltre 1200 partite, ed è partito l'applauso dell'intera sala stampa. Wow, brividi! Mi commuovo anche io. Bellissimo, bellissimo. Ma adesso chi è che riprendono, scusatemi? Torna Giuliani? Io non, no, ma, non lo so, non ho nulla, non ho notizie. Scusa, no, non è una battuta, ma soluzione interna, ma è vero. Ah, di nuovo interna, soluzione interna, Luca, quel termometro. Questo mi è arrivato all'orecchio, soluzione interna, vediamo. Ho capito soltanto interna, non so se sono soluzione interna. Di nuovo. Uno che sta già alla Juve, come nella comunicazione. Soluzione interna, non si tratterebbe, non che Rubini, che Rubini continua a fare il suo. Ah, okay. Mi rassicura questa cosa. Che non si metta a fare le cronache, ragazzi. Purtroppo scappare, mi devo andare fino a Genova. Ma tu stai partendo quindi, Monica? Con la febbre, però, posso dire che ho 38. Io, secondo me, hai no. Stop. Francamente, no, lo so. Ma devo, ho Sky stasera. Ma poi ci si discute molto anche se uno con la febbre debba. Questo è molto, se rivedranno questa puntata, è molto discutibile. Tu debba andare. Vabbè, ma adesso mi prendo una tachipirina e basta, ragazzi. Cioè, voglio dire, su via. Ma le persone che lavorano lì, poi. Bisogna lavorare, ragazzi. Bisogna far girare l'economia. Bisogna lavorare. Giusto. Io sto con Monica, mi ha convinto. Buon viaggio. Con la febbre, ricordatevelo tutti: con la febbre, se si può, non si va, perché la passi pure a me, perché la passi a quell'altro. Va bene, ma calcola che lavoro praticamente in studio da sola, quindi metto la mascherina, quando devo condurre la levo, la rimetto, la levo, la rimetto. Ma è influenza stagionale, ragazzi, su. Ho fatto il tampone, ho fatto tutto, sto bene. Vedremo, ne parleremo in tribunale. Adesso non puoi farmi questa roba qui, perché mi devi far sentire in colpa, perché voglio andare a lavorare, non voglio lasciare nel esattamente di lavoro. Milanesi, questa cosa del lavoro. Allora dai, ragazzi, Monica, veramente grazie mille per essere intervenuta, è stata, tu sai che sei la mia carta segreta per far venire alcuni ospiti. Io però non ho, grazie Monica, riguardati. Cosa Monica, la cosa di Momblana non hai capito? Non l'ho ancora capita, ma me la vado a rivedere dopo. Neanche io ho capito bene. La clip di Read the Rock che è già pronto a metterla su. Ragazzi, ma se qualunque nonna farebbe ma allora hai detto esattamente quello che ho capito. Esatto, cioè stai chiedendo dove ha utilizzato. Allora, mi mettono al muro così. No, ma adesso mi preoccupo per te. Mi preoccupo stasera. Voglio poi degli insomma essere ragguagliato e anche rassicurato che stai bene, tutto bene. Quindi scrivimi dopo. Vabbè, fa niente, facciamo che chiudiamo questa roba qua, ne riparliamo un'altra volta, ma mi riguardo la puntata. Rivedremo questa. No, vabbè, io veramente, ecco, sì, esatto, interna tipo sotto le ascelle? Esatto, quello dico, in bocca sotto l'ascella, cioè così. Ah certo, in bocca, però non ho capito perché quello, esatto, sì, io vedo queste robe ma ragazzi, l'ho spiegato prima. Mi sembra un buon sistema quello che hai usato, affidabile, quindi non è quella, di quelli proprio i metodi di una volta, ok, perfetto. È il termometro, come Dio comanda, ecco, non quelle robe che non... Ecco, non quelli che suonano dopo 2 minuti. Sì, no, 2 minuti, mezzo secondo, ti danno sempre robe diverse, non funzionano, non ti invece scarica. Quell'interno, portatelo dietro. Sì, dai, non è il caso, lo metto via, lo metto internamente nella sua astuccio. Questo internamente non lo voglio più sentire, non voglio capire cos'è accaduto in questi minuti. Momblano denunciato. Ma veramente c'ha ragione. Adesso ti parte una denuncia. Aspettate una chiamata dell'avvocato Zampini. Perché oggi ne avevi tre, ce n'è uno che ti difenderà nello sportivo, uno nel penale, uno nell'amministrativo. Monica, sei tranquilla. Esatto. Poi c'è anche Pigi che scriverà per me. Esatto, Pigi farà l'articolo. Sei rovinato, Luca, rovinato. Un abbraccione. No. Ciao ragazzi, Luca, ci vediamo sotto 38. Monica, grazie mille. Fatemi ringraziare. Ringrazio.
No, fatemi ringraziare l'avvocato Intrieri, l'avvocato Spallone, Cataldo Intrieri, Giorgio Spallone, professor Fabrizio Bava, Pigi Battista, che è stato veramente tanto con noi, una puntata di approfondimento. Fabrizio Bava all'inizio, ognuno ha dato il suo contributo molto interessante. Fabrizio Bava ha spiegato perché, secondo lui, il fatto, questa famosa risposta, voi siete in borsa, non lo convince a nessun punto di vista. Dice, ma come, in 20 anni non hanno mai richiesto quel metodo negli scambi, nelle permute, ora sì? E ora improvvisamente diventa sintomo di malafede, un po' strano, non c'è in alcuna raccomandazione, non c'è in nulla della FGC. E ora così, l'avvocato Spallone ci ha ricordato che De Coubertin viene utilizzato, sì, dalla giustizia sportiva, ma semmai per allargare il concetto di difesa giudiziaria, non per dire lo facciamo in una settimana, qua conta questo, abbiamo capito che una visione un po' particolare. L'avvocato Intrieri ha fatto un bel discorso sulla giustizia in generale, dicendo non conosco tanti diritti, ne conosco uno, e poi ognuno ha le sue esplicazioni. Ma c'è un diritto di base che prevede sempre e comunque il diritto di difesa fino ai massimi livelli. Pigi Battista ha fatto le sue provocazioni anche sulla giustizia sportiva e poi ci ha detto un po', ci ha riportato sul campo con Monica e Luca Monblano, che invece ci ha dato le formazioni su domani prima di fare una gaffe che gli costerà probabilmente tanto. Possiamo dire tanto, ecco, possiamo dire senza stare... Esatto, sono imbarazzato. Un brano internato è bellissimo comunque. Va bene, basta adesso queste. La puntata, esatto, il termometro interno. Puntata oggi. Vabbè, ragazzi, dai, Luca, grazie Luca. Un abbraccione, ciao. Ciao Luca, buon viaggio, ciao, Monica. Ciao. Ciao Monica, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, Forza Juve, ci vediamo più tardi. Ciao. Sempre. Tutti.